Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola, con Amazon Prime la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Frederigno! Ciao Alessandro! Ciao! Piacere! Ciao, molto piacere di conoscerti. Ciao. Piacere. Sono felice di conoscerti. Come stai? Sei stato bene, Alessandro? San Valentino. Scusate. Perché è andato via? Qual è il problema? Vediamo cosa ci porta. Ho veramente paura. No, che mi sono permesso, visto che è San Valentino. Grazie. Di portarti dei fiori per omaggiarti all'inizio Grazie della mille. Serata. Grazie mille. Visto anche che avevamo avuto un piccolo alterco. No, ma guarda. Volevo cercare di iniziare a recuperare subito. Ragazzi, prendete esempio, portate dei fiori alle vostre care amate persone. Esatto. Grazie. Esatto. Questo è un bellissimo esempio. Come stai, Alessandro? Beh, come stai? No, se vi siete veramente come se fosse un appuntamento. Sì. Basso, è una cena di San Valentino, più bello dal vivo. Dici? Sì. È vero. Molto dico, bello. Non ti rendi giustizia. Guarda che mascella squadrata che ha. Stamattina mi hanno detto... Bello, bellissimo ragazzo. Penso che sei più giovane di quello che cioè degli anni che dimostri in realtà. Vabbè, tu aveva voglia, sembri molto molto più giovane. Me la sono fatta stamattina, infatti, per l'occasione. Qua io ho veramente molto paura di quello che potrebbe succedere, perché secondo voi vi potete Ma scontrare tu, tutti. Quanto, diciamo, sacerdote, non puoi fare sesso neanche il giorno di San Valentino. No, anche perché sai, non ho la fidanzata, quindi. Ah, no, io pensavo magari questa domanda è veramente idiota, però. Che tra l'altro il giorno di San Valentino, cioè così per fare una parentesi culturale, San Valentino di? Di Terni. Di Terni. Esatto, sì, un po' ignorante. Ci ho fatto oggi un video, fra l'altro, su questo. Okay. Ma di fatto sarebbe, a parte mercoledì delle ceneri, quest'anno, però è stata una casualità. Ma normalmente la Chiesa festeggia San Cirillo e Metodio il 14 febbraio, che sono quei due santi che hanno proprio inventato la scrittura cirillica che usano tuttora in Russia. Ma San Valentino anche? È anche San Valentino, okay. Però di fatto non è San Valentino che tu bevi gasato naturale? Di solito gasata, esatto, però anch'io quello che anch'io. C'è. Siamo molto simili. Guarda, c'è una naturale gasata, guarda che perché mi piace un po' di frizzantezza. Anche a me. Tra l'altro pensavo che siamo molto simili perché siamo nati lo stesso anno. Giusto. Bevo anche io sempre acqua gasata. Mese di nascita? Marzo. No, io maggio. Maggio. Beh, però dai. È sempre un appuntamento, ragazzi. Sì, non me ne intendono, ma dicono così. L'oroscopo tu? No. Anch'io, meno male. Le persone che credono nell'oroscopo, un pochino io le... Non dico giudico, però insomma non prendono punti, certo, con me. Certo, assolutamente. Allora, partiamo subito con risolvere una cosa che vi ha un po' visto in conflitto. Okay? Nella scorsa discussione, dove i toni ci sono molto accesi, perché appunto avete discusso sul lotto per mille. Okay? Facciamo un attimo una piccola panoramica. Alessandro, qual è la tua idea sull'8 per 1000? Allora, io veramente, non so, è che stasera è San Valentino. E se non San Valentino, in teoria non bisognerebbe parlare né di politica, cioè è un appuntamento, non si parla né di politica. Non è un appuntamento. Vabbè, è una serata in amicizia almeno, dai. Vabbè, è un appuntamento. Amichevole. Vediamo. Sì, come, sì, che tipo, sai che su Tinder si scrive, poi vediamo. Cioè, che dici, non lo so perché sono qui, poi vediamo. Una serata che poi vediamo come va, cioè, nel senso... Come potrebbe andare a finire, scusa? Non lo so, magari... Non ci sono possibilità che torniamo a casa insieme io e... Se mi accompagni magari dove vado a dormire, magari mi accompagni. Beh. Sarebbe un gesto galante, o no? Beh, ti ho dato i fiori, quindi... Mi sembra giusto. Sì. Allora, vedi tu, malfidente? Allora, non esacerbiamo gli animi. Non casa, non è che... Però poi vediamo, dicono sempre così, cioè, mi accompagni a casa, non è che poi tu puoi dire all'inizio dell'appuntamento, sì, poi... dai, mi slaccio un po' che... No, perché noi abbiamo tante cose in comune e io volevo... riuscire a esercitare questa cosa. Comunque, l'8 per 1000. Cosa vuoi sapere? Allora, l'8 per 1000 chiaramente è un qualcosa che a me non fa impazzire, con tutto rispetto. Adesso chiariamo questa cosa. L'altra volta, ovviamente, ero in gag permanente, l'avevo anche dichiarato all'inizio della diretta, figurati. Diciamo che secondo me, in generale, non tanto l'8 per 1000, quanto... i rapporti che ci sono tra lo Stato italiano... Scusa, intenzione. Cioè, mi fa partire così, cioè, capito? Un secondo così. Eccolo qua, chef! Eccolo qua, devo dare di nuovo. Complimenti, che bello. Allora, qua abbiamo una focaccia. Cos'è un antipasto da dividerci? È una tartare, credo. Una focaccia con i pomodorini. Ok, lasciamone poi una così... Se me la lasciate in una scatola. Esatto. Va bene.
Okay. Ah, perché tu non... Oggi è il digiuno. Ah, il primo giorno? Sì. No, ok. Non è il Ramadan. Lo so che non è il Ramadan. È la Quaresima. Era lui con Ramadan, scusa. È Quaresima? Sì, oggi. Va. Allora, piano, piano. C'è da fare una precisazione, perché qua siamo in zona ambrosiana e in zona ambrosiana comincia domenica. Non comincia, invece nella zona romana, che è quasi tutto il resto d'Italia, tranne Milano, comincia oggi. Quindi io sono... Però scusa, tu oggi sei qua in teoria, quindi... Vale da, da con chi appartieni, diciamo. Io sono soli. Lo sa, non lo so. Anche se sono ambrogio, non sono della chiesa ambrosiana. Questo è un peccato, però. Però cosa vuoi? È un peccato, perché sarebbe stato più vicino che a Milano, magari frequentarci certo. Di più. Cioè, certo. Comunque, dicevi sull'8 per mille. No, dicevo, scusami, sull'8 per mille. No, io dicevo che comunque, secondo me, sono un po' anacronistici quelli che sono i patti che regolano i rapporti fra Chiesa Cattolica e Stato Italiano. Questo, perché non vengono... come dire, rivisti da Bettino Craxi che li ha rivisti dopo quello prima di quello che è finito a testa in giù, quello okay. Sì, Benito. E quindi chiaramente diciamo inevitabilmente il sistema dell'8 per mille favorisce la Chiesa Cattolica, nel senso che appunto la distribuzione della quota di chi non sceglie, diciamo, va ridistribuita proporzionalmente, siccome la quota maggiore è quella della Chiesa, va per la maggiore alla Chiesa Cattolica. Questo non, io non essendo, diciamo... Sì, allora, le persone che scelgono stabiliscono in base a chi va esatto. La quota che resta anche di chi non ha scelto. Chi non sceglie, di fatto non prende parte alla decisione, decidono quelli che, esatto. Che votano, diciamo, liberamente. Che, tendenzialmente moltissime persone non scelgono, che se, a me non piace questo sistema. Secondo me sarebbe più equo se le persone che non scegliessero vedessero i loro fondi andare allo Stato direttamente. Poi il resto si divide. Io non sono contro al fatto che ci sia una quota della fiscalità che possa andare a entità religiose. Nel senso, ci può stare. Come il 5 per mille. Come il 5 per mille per Vale. Cioè, perché uno sceglie, tanto sono tasse, quindi voglio dire. Però... Saggi te? Però. Saggi tu? No, saggi tu. Io non bevo di solito, però. Mi ha cambiato il microfono perché c'è un problema. Va bene, me lo cambio. Questo è lo Stato Vaticano. Ti hanno censurato. Quello che fa Alessandro Tenace, io purtroppo. Allora, no, io non farò nulla senza il consenso. Di Ambrogio, cioè io sono molto per il consenso. Vabbè, pare minimo. No, sì, cioè nel senso. Sto parlando qualcosa in no, ambito. Ma anche il bacio, secondo me, prima di baciarsi. Ma non ci sarà un bacio. Perché no? Possiamo mica baciarci sulla guancia, ci siamo baciati prima quando ci siamo salutati, che tu, cioè, sempre malizioso. Cioè, ma tu veramente, Simone... Sì, ma lui mi sa che intende un altro bacio. Magari ma adesso non cioè, magari veramente sei uno scacciafiga, cioè... Non c'è nessuna figa qua, quindi... Ma va bene, in senso figurato. No, perché qua se ci fossero due ragazze al posto nostro e tu parlassi di questi discorsi, ti avrebbero già additato come un pervertito, un maniaco, certo. Un morto di figa, una persona del genere, quindi non sarebbe una strategia conveniente. Tra l'altro Simone mi ha detto, guarda, vieni a San Valentino, ti faccio fare un appuntamento con una porno star. Pure. Gli ho detto, no, guarda, preferirei un uomo di chiesa. Sì. Qui è nato... No, non è vero, me l'ha proposto lui, Ambrogio, io non... Non mi chiedo anche per... Ma allora, io posso... Dire quello che vuoi. Dire quello che vuoi. È davvero dei begli occhi. Grazie. Ma è vero. Ma tu sei più fortunata perché hai gli occhi azzurri verdi. Grazie. Sì, sono chiari, effettivamente. Sono belli anche allora, i miei occhi. Dimmi. Calma. Sì. Allora, voi siete molto diversi, no? Non è vero. Secondo me siamo molto simili sotto tanti... Adesso ti stupiremo, secondo me. Ok. Vabbè, vediamo. Partiamo, allora, distruggeremo questo tuo pregiudizio. Faccio una domanda. La Chiesa. L'organo della Chiesa in Italia è un pro o un contro per lo Stato? Partiamo da Don Ambrogio. Ma cosa cazzo vuoi che ti dica? Partendo anche dal discorso dell'8 per mille, del concordato Stato-Chiesa, che è stato appunto aggiornato, ma che non è in assoluto, si può anche aggiornare ed evolvere, si può anche revocare, assolutamente non c'è nessun problema da quel punto di vista, si valuta perché è stato scelto, proprio per riconoscere un merito sociale anche alla Chiesa, che nelle sue attività caritative e sociali, ha comunque fatto del bene e continua a fare del bene, laddove anche lo Stato non riesce ad arrivare o non ha risorse per poterci arrivare. Come faccio a darle torto a un sorriso così, scusa? Per favore! No! Per favore! Ti prego, no. Allora, a parte che voglio dire, abbiamo da un lato Ambrogio che è un sacerdote preparato ed è il suo pane quotidiano. Ma io sei preparato? Sì, ma mi piace che tu adesso mi ergi a sociologo e studioso. No, ti dico il mio modesto parere. Secondo me è riduttivo parlare di apporto della Chiesa nei confronti dello Stato italiano. Secondo me è un discorso più interessante affrontare, diciamo, l'apporto che la Chiesa ha avuto nei confronti della cultura occidentale.
E nel corso dei secoli, dei millenni anzi, perché sono millenni, cioè, voglio dire, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sentite come è una delle istituzioni più longeve della storia dell'uomo. Nel senso, ha visto finire regni, regimi, imperi, certo. E sono ancora lì. Come tutte le istituzioni, c'ha degli scheletri nell'armadio, perché certo. È fatta di uomini, uh-huh. Chiaramente. È fatta di uomini che sono peccatori. Uh-huh. Ah, sì. Come anche tu, Ambrogio, sei peccatore. Assolutamente, confermo. Sì, poi stasera. Ma, cioè, questi uomini che sono peccatori hanno peccato, hanno fatto delle cose terribili nel corso della storia, uh-huh. Secondo me, dal mio punto di vista. Cioè, voglio dire, non voglio paragonare a cosa nostra, però alcune di quelle cose sì, cioè voglio dire, sono cose molto grandi, voglio paragonare al nazismo, però secondo me sì, alcune di quelle cose si possono paragonare. Cioè, ci sono state, beh dai, allora, diciamo che le crociate, capisco, per dire. Capisco, capisco il senso di quello che vuole dire, sembra che sia così una cosa drammatica, io la ridimensionerei un po', però capisco il senso e ne posso concordare. Però dall'altro lato, sicuramente la Chiesa Cattolica ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale, ma soprattutto perché, questo adesso sto leggendo un bel libro di Erich Fromm, adesso non vorrei che abbandonino tutti la diretta, però insomma lui fa questo parallelismo tra il bambino che diventa adulto e quindi diventa individuo con un processo che si chiama individuazione, quindi dice io esisto al di fuori di mia madre, al di fuori del mondo, con l'umanità che si emancipa dalla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è stata per secoli la mamma dell'umanità, cioè tu nascevi e avevi questo impianto di valori e di regole che sapevi che erano giusti, che dovevi seguire quelli e che ti conducevano nella tua vita. Ora, io non sono credente e magari non condivido nemmeno tutti questi valori, ma i valori alla base, i valori che Cristo, che poi io non so nemmeno se sia esistito Cristo, non lo so. No, ragazzi, è esistito. Esatto, perdono, è esistito, era anche figlio di Dio, io non lo so, non mi interessa neanche. Però era un messaggio assolutamente condivisibile. Mm-hmm. Sicuramente negli ultimi anni hanno un po' rotto i coglioni. Cioè, nel senso, anche sul discorso, per esempio, dei diritti civili, questo in Italia. Diritti civili, quindi il diritto di fine vita. Ovviamente c'è tutto questo ambito tu sei contro, su cui si sono alleggeriti adesso, ultimamente, ho visto. Sì. Beh, ma l'eutanasia, secondo me, è anche... Cioè, voglio dire, è giusto che un sacerdote sia contro l'eutanasia. Nel senso, perché proprio, voglio dire, cioè, la vita non appartiene a noi, ma proprio, secondo loro. Allora, scusami, ti interrompo, Alessandro. Cioè, secondo te una persona, un malato terminale che... è in ospedale, uh-huh. Così che non può muoversi e deve solo aspettare la sua fine, sì. Non potrebbe, come dire, coscientemente chiedere se può morire? Ma può chiederlo, guarda, ti faccio un esempio che mi raccontava mio nonno e che mi ha sempre colpito nella vita su questa cosa, che suo padre, quando era anziano, stava veramente male e bisognava accudirlo, addirittura sollevandolo con un paranco perché non riusciva a muoversi, bisognava lavarlo, pulirlo, cambiarlo tutto quanto, perché si sporcava, e lui diceva prendete un fucile e sparatemi, perché no, ma più che altro si sentiva un peso per gli altri, perché quindi, non poteva far niente, diceva prendete un fucile e sparatemi, okay. E lui continuava a dire questa cosa qua, ma lo diceva nella sua disperazione della malattia, ma non perché veramente volesse fare questa cosa qua. Cioè, l'anelito che abbiamo di noi esseri umani è quello di vivere e vivere bene, per cui quando tu hai davanti un malato cosa puoi fare? Digli vabbè, vuoi morire, ti lascio morire, un peso in meno per me, un peso in meno per te, oppure ti sono vicino fino alla fine, soffri, sto qua, soffro anch'io con te, ti darò tutte le terapie possibili per togliere il dolore, perché quello sì. È giusto, ma io rispetto la tua vita fino alla fine, perché non sono io Dio che decido quando tu devi morire. Ma Ambrogio, se io stessi male, tu staresti a fianco a me fino alla fine? Beh, se fossi un tuo parente, un tuo amico, verrei volentieri. Okay. Anche un parente anche acquisito? Beh, potresti sposare mia sorella, non lo so. Hai una sorella? No, ma non credo che sia interessante. Ti assomiglia? Un po' sì. Per esempio tu con una parrucca? Con i capelli lunghi. Con i capelli lunghi, sì. Ok. No, io... Scusa, mi sono distratto. Io, allora, assolutamente... l'ho mangiata, è molto buona. Ma la penso diversamente, allora, nel senso che la penso diversamente, ma rispetto a questo punto di vista e non lo trovo di per sé dannoso come altri. Tipo, dimmi qual è il pensiero più dannoso che può avere. No, fammi finire, cioè sto dicendo una cosa, voglio dire. No, volevo dire questo. Io credo che la vita di ogni uomo sia a disposizione dell'uomo stesso che la vive. Certo. Una persona cristiana no. Una persona cristiana crede che la vita non appartenga mai all'essere umano. E quindi c'è questa differenza di fondo. Sì, allora, la vita non appartiene a te, ma la amministri te. Okay. Amministri te. Però quindi non puoi sceglierla. Cioè, non puoi finire. Tant'è che, voglio dire, i suicidi sono sempre stati i suicidi in quanto persone, non i suicidi in quanto atti. Certo. Anche Dante li trova poi. Okay. Vieni pure Dario, vieni. Grazie Dario.
Ah, questa è la focaccia con i pomodorini. No, vedrà cosa mangi, wow. No, ma già si vede, bellissima. Sì, però mi spiace per... Me li lasci da parte se riesci... Ah, un assaggino per lui. Assaggino, da me ne mangio domani. Farlo... devo tirare via un pochino. Va bene. Guarda, mi lascia... Guardate ragazzi, che uomo. Lascia una parte del suo piatto per sfamarmi. Ma io lascio anche tutta la mia, se vuoi. Ti lascio anche tutta la mia, se tu apprezzi. Perché tu non mangi crudo... No, perché sapere che la mangi tu mi rende felice. Non c'è un happy ending comunque. Va bene, ok. No, dicevo che comunque... quindi, secondo me, ci sono dei casi in cui sarebbe giusto rispettare la volontà delle persone malate. E se la volontà delle persone malate, soprattutto se non sono cristiane, è quella di porre fine alla loro sofferenza, secondo me è giusto che possano porre fine alla loro sofferenza. Di contro, a me non piace quando qualcuno cerca di esercitare coercitivamente i suoi valori sugli altri. Cioè, intendo dire, a me va benissimo che tu non vuoi porre fine alla tua vita, ma non trovo giusto che tu voglia dire agli altri come devono comportarsi. Però questo voglio dire, d'altra parte, se dall'altra parte c'è qualcuno che dice questa è la parola di Dio, che cazzo gli devo dire io? È difficile controbattere. Secondo me sui diritti civili è stato una, ma sui diritti civili vedo una tiepida apertura, quindi voglio dire, ripeto, la Chiesa Cattolica c'è da millenni, perché non è stata distrutta come tutte le altre istituzioni? Proprio perché è sempre stata reazionaria, cioè è stata molto rivoluzionaria all'inizio, cioè Gesù era con capelli lunghi, cioè, capito, mancava il sigaro, è rivoluzionaria. E poi dopo è stata molto reazionaria quando... A me piace una... vediamo, ti piace De André? No, io non ascolto la musica italiana pochissimo. Neanche io mi fa... Prova, cita. No, non mi piace De André, veramente. Però c'è una sua frase molto bella, secondo me. Lui dice, io non ho mai avuto paura di un uomo da solo, ho sempre avuto paura degli uomini organizzati. Secondo me questo risponde bene. Cioè, un fedele, un cristiano autentico, non fa paura. La Chiesa Cattolica in alcuni contesti, in alcuni momenti della storia, ha fatto tanta paura, ok? E anche ultimamente, adesso Don Francesco, Papa, il Pope, anche il Pope. Voglio dire, ha fatto qualche apertura anche agli omosessuali. Certo, cioè, tu sei favorevole alle unioni civili? No, io credo nel sacramento del matrimonio e, come unico legame. Sesso potente. Occasionale? Neanche. Vabbè. No, è giusto il sacramento del matrimonio, però insomma... Adesso il Papa, cioè tu devi per forza essere d'accordo col Papa, o non c'è più l'infallibilità del Papa? Sì, c'è. C'è l'infallibilità. Ex cattedra. Ok. Sì. Il Papa ha fatto questo bel paragone, secondo me, ha detto, ok, si parla tanto degli omosessuali in quanto peccatori, ma è molto più grave un imprenditore che sfrutta i suoi lavoratori rispetto a due uomini che si amano. E secondo me questa, cazzo, è un'apertura incredibile. Certo. Non abbastanza, sicuramente. Però l'ha detta il Papa. Don Ambrogio, volevo chiederti, secondo te l'omosessualità è un peccato? Praticare l'omosessualità in quanto sodomia, come termine tecnico, sì. Beh, bello però. Ti piace a te? Ti ho distrutto tutta la serata. Ma la sodomia, secondo me... Allora, ti dico la verità. Io non sono un grande fan della sodomia. Tranquillo. Però dipende dalla persona. Dipende un po' dalla persona, dal contesto, però... Sì. Ma anche il sesso orale è peccato? Allora, ti dico, dentro la dinamica di coppia matrimoniale ci può stare. Non è peccato, però potrebbe starci. Tu hai tanti amici gay? Amici? Io ne ho pochi, ok? Dico amici. Okay. Amici gay? No, in quel senso lì, conoscenti, però, sì. Però se venisse, tu confessi le persone? Sì. Se venisse una persona gay a confessarsi, tu la confesseresti? Beh, certo. Perché la confessione sarebbe per i peccatori. Ok, ma se un gay venisse... No. Okay. Un ragazzo omosessuale inizia a dire io semplicemente sono omosessuale, tu gli faresti fare la confessione, gli faresti fare la Maria? Se tu mi dici io sono omosessuale non è un peccato di fatto, okay. Però se mi dici ho fatto certe robe, dico sì, va bene. Dico, io vengo da te e ti dico io sono omosessuale e ho fatto sesso con un uomo perché mi piaceva, sì, è un peccato? Certo. Se mi dici a dire ho fatto sesso con una donna perché mi piaceva, è peccato? Sì, anche. Secondo me è molto pericoloso. Cioè, è molto pericoloso dire a una persona omosessuale che quello che prova, quello che sente, è sbagliato. Per una persona omosessuale, soprattutto in una società in cui adesso tiepidamente sta iniziando a normalizzare, diciamo, questo tipo di affettività, immaginati che se tu... Cioè, tant'è che molti omosessuali diventano preti, per esempio. No, ma... No, è vero, nel corso della storia, molti omosessuali, per reprimere questa cosa che era vista come un peccato, si rifugiavano nel... Alcuni ci sono. In passato ci sono stati alcuni, ce ne sono ancora vivi, ecco, quello sì, cioè, ci mancherà, non sono mica morti, ecco. Però io penso sia, non sia, cioè,
non so come dire, come se tu vai, perché diciamo anche questo, dal mio punto di vista, il sacerdote nel corso della storia moderna, anche in Italia, soprattutto in Italia, è stato un po' una figura antesignana dello psicologo, da un certo punto di vista. Cioè, certo, le persone andavano a condividere i loro problemi e avevano una voce esterna. Cazzo, pensa che tu vai allo psicologo e dici mi piace il cazzo, tu dici no, è sbagliato. Cioè, fischia, ti, cioè, capisci, ti crolla, cioè, inizia a colpevolizzarti. No, no, però, c'è da fare una cioè, pericoloso, secondo me è pericoloso. Ma, allora, questo è un quello che dici tu sarebbe vero se fosse così, ma io non posso dire, se tu Simone mi dici, ah, a me piace quel muro lì, io non ti dico quello che tu provi è sbagliato, perché quello che tu provi lo provi tu, non posso contestare quello che è una tua emozione, una tua sensazione, una tua attrazione, ok? Poi se tu mi dici, ma a me piace andare a leccare il muro, io ti dico, guarda Simone, è meglio che non lo fai, perché magari ti prendi la muffa. Vabbè, e fare un rapporto, okay, capisci, protetto con un uomo? Non però, capisci che è diverso. È vero. Un conto è azioni sbagliate, un conto non posso contestare quello che tu provi, quello che tu vivi, le emozioni che tu stai sperimentando o il dolore che stai vivendo, questo non posso contestarlo. Però posso dirti, attenzione, quello che fai, se lo fai, è sbagliato. Dal punto di vista morale, cioè è un'esperienza che io non ho, che nessuno di noi morale cristiano. Morale cristiano. Vabbè, andare a letto con un uomo non è sì, una però è un'esperienza che nessuno sbagliata di noi ha vissuto. Perché non c'era. No, se mi fai dire cosa, perché non c'era, ma se noi ci immaginiamo un'altra Italia, possiamo prendere l'Italia del dopoguerra, degli anni 60, forse 70, un po' meno. Secondo me la Chiesa Cattolica è stata un po' complice nel dare vita a un clima ostile per le persone omosessuali. Vero. Cioè un clima in cui tu eri, non posso capire nemmeno cosa significa non essere rappresentato, per esempio, cioè non esisti tu nei film, nei libri, oppure essere sempre rappresentato in modo stereotipato. Se tu guardi già solo i film degli anni 80, c'erano solo, come le lesbiche erano poco rappresentate, rappresentavano gli uomini omosessuali tutti nello stesso modo, in quel modo molto stereotipato, e poi invece sono molto diversi. Quindi diciamo che secondo me in questo senso il peccato della Chiesa è stato questo, soffiare su questo tipo di isolamento, cioè isolare queste persone. Secondo me... Cioè, ma in realtà secondo me questa è stata una cosa, se vuoi, sociale, non ecclesiale, perché c'era anche, per esempio in Africa, esempio che mi hanno fatto loro, parlando con dei vescovi africani, anche riguardo alla questione di fiducia supplicans, questo documento sulla benedizione delle coppie omosessuali, e loro dicevano, ma da noi non c'è problema dell'omosessualità. Fa, ma come, non ci sono da voi gli omosessuali? Ah, non ci sono problemi, se un omosessuale o lo fanno fuori, lo mettono in carcere, non c'è nessuno che è omosessuale. Quindi capisci che è una questione sociale più che ecclesiale. No, però è terribile. Però è così. Cioè, infatti, tu pensi che sia terribile, spero. Penso di sì, penso che sia una cosa molto... Cioè, tu non sei d'accordo a mettere in galera gli omosessuali? No, non sono d'accordo a mettere in galera nessuno se non commette dei crimini, assolutamente. Okay. Quindi l'omosessualità però, è un crimine. No, ma però capisci... No, stai zitto, Simone, non dire stupidate. No, non lo è. Mi dissocio da quello che tu dici. Però non lo è. No, non lo è, appunto. Però è culturale, è vero, però dal mio punto di vista... Il ruolo della Chiesa dovrebbe, perché io sono un illuso, dovrebbe essere quello di guidare la cultura verso una direzione più misericordiosa. La Chiesa non è stata misericordiosa dagli anni 50 a oggi, perché ci sono state dichiarazioni anche di appartenenti alla Chiesa Cattolica che erano nella condanna di questo peccato, ferivano delle persone, cioè facevano stare delle persone che di fa un conto è ferire una persona che ruba, un conto è ferire una persona che ama, e ferire una persona che ama fa piangere Gesù, secondo me. No, piano. Prendiamo l'esempio di un peccato che... Rubare, non rubare, ok? Un peccato grave. Se tu dici che è grave rubare, non ferisci i ladri. No, ma a me va bene, i ladri possiamo anche ferire. No, cioè, ma non è giusto ferire i ladri. No, ma non ferire di colpa. Una persona, anche se sbaglia, anche se è un ladro, è sempre una persona. Però rubare è una colpa. È una colpa. Peccato. Ma il amare peccato, un uomo non è un peccato. Dobbiamo distinguere, cioè, dobbiamo distinguere il peccato dal peccatore. Il peccatore va amato e va salvato, il peccato va condannato. E però se tu al peccatore dici, cioè se come dire, la natura del peccatore... è perseguire il suo peccato, perché io penso, e credo che tu sia d'accordo con me, anche dopo questo nostro incontro, che ognuno di noi vuole amare qualcuno, ok? Meglio se una persona, magari un uomo carino con gli occhiali, un bel taglio di capelli, un bel sorriso, oppure magari può essere anche una divinità se una persona, no? Grazie quindi, che hai guardato me con divinità. Sì, perché quindi quello che dico io è questo, cioè... Un conto è dire a una persona, se tu rubi, pecchi e sbagli, un conto è dire una, è molto forte dire a una persona che amare è un peccato. No, cioè, amare non è un peccato. Compiere delle azioni sì, però. Amare non è mai un peccato. Lo so, ma amare non è mai un peccato. Sarei d'accordo con me che questo è un pochino una paraculata. Dai. Non è una paraculata, è essere chiari. Vabbè, non potete più, il punto è anche che adesso io... Cioè, questo vorrebbe dire che io non sarei in grado di amare, in questo senso. Ma io sono sicuro che tu sei in grado di amare. Appunto, e quindi vedi... è possibile amare non facendo certi peccati. Però è possibile farlo, ma vuol dire rinunciare a una parte importante della propria vita.
E non capisco perché bisogna chiedere di farlo a delle persone, soprattutto se quella, cioè voglio dire, il fatto che due uomini abbiano un rapporto anale, soddisfacente e lungo magari, ma anche molto violento, in cui si faccia sentire la mascolinità, per esempio. Con il consenso. Con il consenso, sempre. Non danneggia nessuno. Questo lo dici tu, si può anche dire, sì, non danneggia nessuno, ma anche se tu ti masturbi, dici, danneggi qualcuno, no. Però in realtà ti stai vivendo nell'egoismo, quindi questo di fatto è un danno che fai a te stesso. Appunto, se tu vivi e da egoista e ti comporti da egoista, stai facendo in qualche maniera un danno a te stesso. Però perché? Cioè, perché sono una domanda, sì. Perché abbastanza spesso? Una volta al giorno? No, sì, adesso sono. Però perché paragonare... Una domanda, no, immagino. Beh, dai. No, non ne ho bisogno. Ma cioè, non è, sei riuscito a sopprimere l'istinto? Cioè non, vabbè, ne parliamo dopo magari. Ma com'è? Cioè, quello che intendevo dire io era questo. A me fa strano quando tu paragoni la masturbazione a un atto, a un rapporto sessuale, a un rapporto d'amore, quindi al fare l'amore tra due uomini, perché sono due cose molto diverse. È vero, la masturbazione può essere un atto egoistico, e di fatto lo è, ma amare un altro uomo o amare un'altra donna, se sia una donna, non ha nulla di egoistico. Cioè, è vero, sicuramente, quella che, cioè, la Chiesa, chiaramente, il buon Gesù, se è nato 2024 anni fa, quindi in un contesto sociale diverso e particolare, ok? Nel corso del tempo l'umanità si è evoluta, si è emancipata in un certo senso, e quindi in questo momento non abbiamo nemmeno bisogno di fare figli, banalmente, ok? A livello mondiale. In Italia magari avremmo bisogno di farli se volessimo continuare, diciamo, la nostra linea di sangue, che anche questo, cioè tutta questa gente affezionata a sta roba, a me non frega niente, cioè, cazzo, ce ne frega. Il cognome, però, sì, il cognome in generale, cioè a me, nel senso, il fatto che per esempio gli immigrati in Italia facciano più figli degli italiani, per me non è un problema, cioè finché ci sono bambini che mi pagheranno le pensioni io sono contento. E poi sarebbe bello che anche gli italiani facessero figli, perché è un dono, però, alla fine. No, certo, sì, però voglio dire, il problema, questo è il problema dell'uomo occidentale, che è molto egoista. E su questo sono d'accordo, e quindi di conseguenza il figlio procrastina il fare un figlio perché vuole tenere uno stile di vita più alto, perché è abituato a vivere in un certo modo, e quindi tutto un discorso di crisi. Però, voglio dire, in questo contesto una famiglia, una coppia di due persone dello stesso sesso, non vedo proprio a livello logico e razionale perché non debba poter crescere qualcuno, crescere un bambino, e quindi in questo senso non essere più nell'egoismo. Tu sei favorevole alle adozioni gay, certo. Sì, ma assolutamente, ma io sono favorevole. Assolutamente, allora, contrario, per il bene dei bambini. Poi io ti dico una cosa, adesso vi sconvolgo adesso. Sì. Io sono favorevole alle adozioni e alle famiglie omogenitoriali dal 2011-2012, da quando andavo al liceo, e da quando questa non era, diciamo, era un tema molto più divisivo, nel senso che erano molto di più le persone che non erano a favore. Questo, quando ne parlavi, la frase classica era: per me possono fare quello che vogliono, basta che non tocchino i bambini. Basta che non tocchino i bambini. Diciamo che adesso mi sono un po' intiepidito anch'io sulla questione dei diritti LGBT+, nel senso che non mi appassionano più come una volta, perché ho visto nel corso degli anni una sorta di ribaltamento. Cioè, a me ha sempre dato fastidio il dogma della Chiesa Cattolica. Io oggi vedo un dogma LGBTQ+, e quindi il dogma a me non piace. Queste sono parole importanti. Queste sono, grazie. Sei d'accordo? Sì, di fatto sono d'accordo con questo discorso. Cioè, a me, però lui non penso sia, tu non penso sia d'accordo sul fatto che non mi piace il dogma della Chiesa Cattolica, perché quello ci mancherebbe, ecco. Però a me non piace l'uno e l'altro, cioè, a me non piace il dogma. Stai dicendo che di fatto c'è un'imposizione di un pensiero, che adesso è orientato in quella direzione, che è passato come questo è l'unico pensiero che può avere la nostra società. Tutti gli altri pensieri sono sbagliati. Se non la pensi come noi, sei sbagliato tu. Esatto, cioè, però il punto qual è? Che io la penso in quel modo, ci mancherebbe altro. Cioè, io, come ho detto, penso che le famiglie omogenitoriali dovrebbero avere gli stessi diritti delle famiglie tradizionali, penso che ognuno abbia il diritto di amare chi vuole, penso che ognuno abbia il diritto di essere trattato con rispetto, di essere amato, eccetera, eccetera. Mi dà fastidio che questa cosa diventi un dogma, perché la impoverisce, perché non è più io, in quanto essere umano dotato di intelletto, capisco che posso andare oltre a quello che la natura mi dice di fare. Ok. Ma è così, e se dici che non è così, devi sparire. Okay. Beh, questo io lo trovo eccessivo. Ah. Cioè, ci può stare che un sacerdote esprima le sue opinioni. Poi qualcuno gli dirà, zio, cazzo dici? Cioè, nelle cose. Però non è che gli impedisce di parlare. E quindi questo dogma, questo dogmatizzare anche questa cosa,
mi infastidisce. Okay. Ma vorrei chiedere ad Ambrogio il perché contro le famiglie omogenitoriali. Sì, perché comunque un bambino che è adottato, ed è una bella cosa che venga adottato, perché comunque non avendo una famiglia di origine, certo, piuttosto del nulla, una famiglia è comunque una cosa buona. Ma se manca una figura paterna e materna, per quanto sia già complicata l'adozione sia per il figlio sia per la famiglia adottiva, avere un riferimento paterno e materno è comunque fondamentale per la crescita di qualsiasi persona. Ma no, dai, è una cagata. Non è una cagata, è antropologico e psicologico. Io sono d'accordo con te, Alessandro. Dica una cazzata. Scusa, l'ospite dice una cazzata. Io sono neutrale. Ma ha detto che è d'accordo con me. Sì, ok. Secondo me, cioè, questa è una visione anche antropologicamente superata, voglio dire adesso. Allora, io voglio vedere gli studi scientifici che dimostrano questa cosa. Ce li ho negli altri pantaloni. No, però ci sono. Non esistono. No, anzi, cioè, ci sono studi che dimostrano che senza paternità e maternità l'uomo viene sustorto, di fatto. Questo è proprio il succo proprio divulgativo del contenuto degli studi. Ci sono anche studi che dimostrano che con la paternità e con la maternità l'uomo viene sustorto, perché la maggior parte delle nevrosi che tutti gli esseri umani hanno nascono inevitabilmente nell'infanzia a causa dei traumi che i genitori infliggono ai bambini. Sì, ma da uno sbagliato rapporto genitoriale. Assolutamente. Non da un corretto rapporto. Da uno sbagliato rapporto. Perché se il rapporto è corretto non viene nessun trauma. Però sono pochi i rapporti corretti. Cioè, questa è la verità. Abbiamo a che fare con la fragilità dell'uomo. Però, ma se tu parti in partenza già nello sbagliato, io non credo. Non credo che l'incidenza di rapporti sbagliati tra genitori sia la stessa tra coppie omogenitoriali e coppie non omogenitoriali. Quindi la questione. Non ci sono abbastanza dati per dirlo ancora. La questione, io credo, sia una questione più che altro culturale. Cioè, se era vero un tempo il discorso, però poi questo bambino a scuola gli domandano questo, quell'altro, che succede? Cioè, i traumi sono autoindotti dalla società e dal fatto che la società percepisce questa cosa come strana. Nel momento in cui non è più strana. Non è il trauma, cioè, quello che ti dicono a scuola. Due papà. Il trauma è proprio dell'imprinting che viene fin dalle prime fasi della nascita. È l'imprinting che manca. E però, per esempio, i bambini che crescono con le suore, cioè, voglio dire, sarà meglio avere due genitori gay che vivere con una suora. Cioè, possiamo dirlo? Ma non esistono bambini che crescono con le suore. Negli orfanotrofi esistono più gli orfanotrofi. No, non esistono più, però dico, per un sacco di tempo le suore hanno allevato i bambini senza genitori. Sì, li portavano poi nelle famiglie. Ma all'inizio l'imprinting erano queste donne baffute. Cioè, secondo me. Certo, sai perché? Perché venivano i bambini e anziché abortire li portavano in queste ruote e le suore, perché non morissero di freddo, li accoglievano e poi gli davano appena possibile. E perché questi bambini non muoiono di freddo, facciamoli accogliere a due uomini o a due donne, come li accoglievano le suore. Cioè, questo dico. Facciamoli accogliere a un papà e una mamma. Ho capito, però, se non che ci è la sono migliore abbastanza condizione. Per le mamme. Poi i gay sono ricchi. Quindi, come questo, dice, questo come dice Checco Zalone, questa è un po' pericolosa. Tu pensi che esista una lobby gay? Ci sono dei lobby gay, possiamo chiamarle, tutti quelli movimenti, associazioni, che sono LGBT, gli arci gay, non so. Secondo te è un po' lobbismo. No, però scusami, non volevo cambiare. Associazionismo, quantomeno. Però, adesso, la gag, come dice Checco Zalone, un bambino vuole essere adottato da due omosessuali perché di fatto, anche non scherzando, banalmente gli uomini hanno mediamente degli stipendi più alti. Quindi due stipendi da uomo possono garantire a un bambino una vita sicuramente migliore, le scuole migliori. E poi sono bambini davvero voluti, cioè sì, sono voluti due volte. Cioè, ma voi mi spiegate adesso, io questo sono curioso di questa cosa qua, secondo me c'è un bug nel sistema che bisognerebbe chiedere, magari c'è una risposta teologica. Ora, se io, mettiamo anche caso che io, sei una persona gelosa tu? No. Mettiamo caso che io anche abbia una ragazza, ok? E io e questa ragazza decidiamo di adottare un bambino. Per adottare questo bambino noi dobbiamo affrontare un iter. Giustamente, io sono d'accordo con te. Dobbiamo affrontare un iter folle. Ti fanno le pulci. Quanto guadagni, come vivi, assistenti sociali. Perché? Perché un bambino, una vita, è una grandissima responsabilità. Stacco, trovo una, la trombo dietro un angolino, la metto incinta a un figlio. Ok. C'è un bug nel sistema. Cioè, fanno figli le persone, non so se si può dire, no, questo forse è forte, però nel senso, è troppo facile fare figli. Quindi, cioè, capito il concetto? Cioè, magari io, che prima di fare un figlio, sono lì che mi cervello per dire, ma metto al mondo una persona nelle condizioni di essere felice, di realizzarsi, di sviluppare se stesso, poi qualcun altro fa così, pam pam, sforna bambini. Quindi, per questo, io trovo più logico affidare bambini a chi li vuole, che siano eterosessuali o omosessuali. Questa è l'idea di un film che ho visto qualche anno fa, un film comico, che si chiama Idiocracy. Praticamente in questo film c'è un futuro distopico in cui le persone intelligenti, ricche, di successo,
non fanno figli perché comunque hanno vari motivi, pensano alla carriera, tante cose, poi quando sono avanti nell'età non riescono più a far figli, mentre gli idioti, le persone ignoranti così, continuano a far figli, continuano a riprodursi, quindi il mondo diventa sempre più popolato da idioti che geneticamente si è selezionato e quindi uno viene messo in una capsula del tempo, si risveglia dopo un po' di anni e si ritrova in una società piena di idioti, che c'è il presidente degli Stati Uniti che è un idiota, e tutte le persone come sono oggi, idiote. Ma no, è il film, allora è un film comico, è una stupidata di film, vabbè, ma metafora, l'idea che sta alla base è interessantissima, Idiocracy si chiama, quindi se vi capita guardatelo che... Però nel caso specifico, cioè io non posso credere che tu, vedendo un bambino solo, non preferisca che venga affidato a due uomini piuttosto che rimanga solo. No, lo affiderei un papà e una mamma. Ma se non ci sono? No, esistono sempre. No, non ci sono. Cioè, fai finta che non ci uccidi tutti. Uccidi tutte le coppie che non possono avere figli. Vabbè, ma è un caso particolare. I casi non esistono, esiste la vita reale. Nella vita reale diamo le condizioni migliori possibili. Se non c'è nessuno disponibile al mondo, diamo a chi c'è. Scusa, vorrei capire quello che ti fa pensare che un bambino abbia bisogno di una figura paterna e materna, cioè in che termini? Cioè alla fine secondo me quello che cresce un bambino è l'amore. Sì. Cioè quindi il fatto che abbia una figura materna e una paterna è un po' un, secondo me, il fatto che siamo abituati così e quindi siamo abituati ad avere il papà e la mamma ed è anche naturale così, sono d'accordo che sia naturale così. Però nel 2024 che ci siamo sviluppati e abbiamo cambiato anche tante cose, le abbiamo adattate alla nostra società, il fatto che un bambino possa avere due padri o due madri, io sono dell'idea che possa crescere magari anche meglio di una coppia, magari di papà e mamma che si tradiscono a vicenda e neanche si amano. Non so come allora, già anche Freud questa cosa l'aveva indagata, il padre della psicanalisi, molto bene. E anche lui ha visto, ci sono anche dei figli che nascono che hanno solo la mamma perché il papà è morto, esatto, sono orfani, eccetera, e crescono e possono vivere benissimo tranquillamente, nonostante abbiano una difficoltà in questo tipo di imprinting. Questa la difficoltà c'è, e lui lo dice. Perché di fatto noi per identificarci chi siamo noi, come maschi e come femmine, guardiamo prima di tutto i nostri genitori, come si comportano loro, come si relazionano e come sono diversi da noi o simili a noi. Cioè io sono simile a mio padre nella mascolinità, diverso da mia madre nella femminilità. Beh, quando ha ragione, mi assomigliava molto e hai visto le foto, è un bel uomo. Era muscoloso? No, normale. Tu fai sport? Sì. Si vede? No, ma perché c'ho la giacca larga, sono secco. Spalle, sono secco io. Secco, ma queste frasi che dici mi dà l'idea che, non è, che hai avuto molti, cioè hai avuto appuntamenti omosessuali in vita tua. Ma tantissime. Ok. Sì. Beh, questo qua cos'è alla fine? Beh, infatti. Siamo tutti e tre uomini? Visto? Vedi, voi due fate come io mi distacco. Ma non dobbiamo avere problemi. Io ho la mia fidanzata a casa che pure San Valentino. Ma chiama anche lei, cioè. Certo. Ma infatti, ma perché oggi hai sacrificato questa, proprio oggi hai fatto sta maratona? Sì, cioè, la tua ragazza è una santa, allora, non le paga la spesa. A San Valentino è a cena con uno youtuber e un prete. Cioè, ma sei sicuro che la tua ragazza non sia con qualche altro ragazzo? No, perché io fossi in lei, dico, sto qua, mi ha paccato San Valentino, io andrei con un altro, mi sembra giusto. Dite anche voi la vostra. Sì, ma non va. Ciao amore, sono in live. Don Ambrogio ha detto che tu sei con un altro, è vero? Dopo riesci a leggere WhatsApp gentilmente. Ah sì, però se con l'altro uomo... Ma passami un attimo! Aspetta, no! Ciao Giadina, ascolta una cosa. Io veramente, sono Alessandro, piacere. Ci siamo visti una volta in realtà. Sì, mi ricordo. Anche io. Ma volevo dirti questa cosa, tu sei davvero una ragazza speciale, perché il tuo ragazzo non ti paga la spesa, uno, ma due, cioè a San Valentino questo è a cena con uno youtuber e un prete. Un prete, sì, ho visto. Sì, questa è la verità. Ma tu non hai fatto una piega su questa cosa? Non è gelosa tua sua ragazza? Cosa devo dire? Ma lavoro, è rispettosa. Brava, cavolo. Certo. No, veramente, complimenti. Certo. Complimenti, davvero. Certo. Farò il tifo per te, perché Grant è sempre circondato da belle ragazze, quindi comunque secondo me c'è bisogno di fare il tifo per te. Complimenti davvero per questa gestione. Quanti anni hai? 19. Sei molto più matura di lui. Da quanto siete insieme? Da quanto? Una rosa, dici, almeno oggi, sì. Quando avrei potuto prendere. Allora, queste dopo. Sì, te la porto dopo. Queste dopo sono. Se c'è dopo la passo a comprare. Sì, ma una e le altre sono. No, messo in silenzio. Sì, amore, dopo ti porto una rosa, certo, l'avevo già presa stamattina. Complimenti, Giada. Ma prova a dirmi tre caratteristiche belle di Simone, che poi magari le commentiamo con la chat. E ci dicono se è vero o no. Top streamer, ragazzi. Simpatico. Intelligente, poi... Fa fatica, sì. Non so. Dopo magari con i difetti fai più facile. No, ma è tanto, non posso dire.
simpatico. Cioè, dopo due si è inceppata. Quindi vuol dire, no, ne ha tante. Tranquillo, dai. Oh, mi raccomando, se non devi essere con nessun ragazzo, eh? No, quello no. Vabbè, adesso guardo le telecamere della casa. Ciao. Anche questa cosa è penale, non fatela. Dai. Ma davvero le telecamere della casa? Beh, perché la casa è una cosa mia. Per i ladri. Ah, perché in casa tua? Per i ladri, è in casa mia, ma certo. Ma sai, le telecamere dentro casa, puntate dentro casa? Sì, sì. Ah. Ok, sdraiata sul divano da sola. Prego, vai pure avanti. Ma siccome ci seguiva in live, ha fatto sparire infatti, nell'armadio. Di cosa stiamo parlando? Non mi ricordo più. Ah, dei frontman. Quali frontman? Stiamo parlando di Unione Civili. Unione Civili, vabbè. Vabbè, abbiamo finito il discorso. Non è d'accordo, è finito, cioè, non siamo d'accordo. Non riesco a cavargli una roba diversa. Cioè, comunque, vi ha fatto tutto pesce. Mm-hmm. È stato bravo, ha avuto un'attenzione. Cioè, comunque, ha fatto di magro. Ti piace, diciamo, il pesce, di... a te? Sì, sì, mi piace tutto, purtroppo. Purtroppo. Purtroppo, sì, perché devo, ogni tanto devo fare anche tirare la cinghia. Non vorrei che. Stava sopra carne. No, è la bisque di gamberi. Quello sopra che cos'è? Bisque di gamberi. Bravo. Bravo. Molto buono. No, ma io solo a vederlo e del profumino sento che. Molto bello. Mi sta invitando, mi invita. Dai, anche molto. Ti ha lasciato un pezzo domani e te lo mangi. No, ma anche da freddo, guarda, me lo mangio volentieri. Allora, apriamo un altro topic. Perché io sono. Ragazzi, non so se lo sapete, ma sono a digiuno perché io sono rito romano. È cominciata la quaresima oggi e quindi sono a digiuno oggi, mercoledì delle ceneri. Sono due giorni all'anno che si fa digiuno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Potresti peccare stasera però. No, ma lo faccio volentieri. Perché... live, no, beh, ma non è, cioè, non è quello. Perché tu, guarda, ti dico, se piuttosto che il cibo vada buttato via, è meglio mangiarlo, perché è un peccato più grave buttare via il cibo che infrangere il digiuno, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Io ti chiedo, secondo te, Don Ambrogio, poi apriamo un altro argomento abbastanza grande. Secondo te, Dio... in questo momento, se c'è Dio che sta guardando, no, tutto quello che succede nel mondo, secondo te ci sono delle volte in cui dice, ma cosa fanno questi cristiani? Io non penso questo, stanno facendo delle cose che non c'entrano davvero col mio pensiero, io non la penso così. E tutte le volte che facciamo dei peccati è proprio contrariato. E no, io sto chiedendo la cosa inversa, ovvero secondo te ci sono delle volte che voi pensate di fare dei peccati, che lui dice, per me questa cosa non è peccato. Quindi si potrebbe parlare dell'aborto, si potrebbe parlare delle unioni civili, si parla di tutte queste cose, che magari c'è Dio da su che dice, per me un maschio e una donna possono, un maschio e un maschio possono adottare un figlio, oppure possono avere rapporti, non è un problema. Non si è mai posto nessuno questa cosa di dire, magari in realtà Dio vuole altro, non lo so. Sì. Allora, appunto per quello, finché Dio non lo conosci, non puoi dire, ma cosa pensa Dio? Uh-huh. Sarebbe un po' arrogante dire, ma Dio ha detto che, se non l'ha detto lui, se no, ok. Quindi noi le riflessioni morali che facciamo, le facciamo a partire da quello che lui ci ha detto, conoscendolo, ok? Che ci ha rivelato nel figlio Gesù. Partiamo proprio da quello. Senza quello non c'è nessuna base di morale cristiana, ecco. Però io ho fatto questo ragionamento un po' di tempo fa. Stacco. Gesù non era mai arrivato sulla terra. Arriva oggi. Mm-hmm. E fa esattamente le cose che aveva fatto quando è arrivato. Cioè dice esattamente le stesse cose. Beh, massacrato. Pazzo mitomane. Anche allora cioè, non ho considerato così. Ma il dubbio che. No, allora. Cioè, il dubbio che effettivamente fosse un. La cosa strana che no, lui diceva. Perché? Lui diceva, io sono il figlio di Dio. Cioè, capisci? Infatti, la gente. Sono allora, figlio di Dio. La gente diceva, tu stai bestemmiando. Oppure quelli certo, un po' più dicevano, no, ma cioè, va bene, puoi anche dirlo. Posso dirlo anch'io, sono il figlio di Dio, ma devi dimostrarlo. Poi lo diceva, voglio dire, agli ebrei. Che non è che ci andavano per la sottile con chi bestemmiava. Infatti, cioè, infatti l'hanno messo a morte per quel motivo lì, per la bestemmia. Di farsi figlio roba? Di Dio. Ah, okay. Cioè la condanna a morte di Cristo è stata perché tu hai bestemmiato perché hai detto tu sei figlio di Dio. Questo è stato il motivo della condanna a morte. Okay. Ok. E lui poi l'ha dimostrato con i miracoli? No, con la resurrezione. Ok, come mi puoi spiegare questa cosa? Io sono un po' ignorante dal punto di vista di genere, ho studiato questa cosa a scuola ma mi sono un po' dimenticato. La resurrezione come... Te la spiego io, correggimi se sbaglio. Allora. Cosa vuol dire la resurrezione come? Gesù... L'hanno messo in croce, è morto? È morto in croce e dopodiché l'hanno portato in un sepolcro. Hanno chiuso il sepolcro, un bel giorno il sepolcro si è aperto e Gesù era di nuovo vivo. Da qui è risorto. Però capisci che, cioè, io con tutto rispetto, questa cioè, è successo 2000 anni fa, non, cioè, non ci sono storie di Instagram, cioè non ci sono... Ma no, che poi spariscono dopo 24 ore. Non ci sono... cioè non abbiamo... Da qui fede, si chiama fede per quello, perché vuol dire che tu credi in qualcosa in cui non hai prova, di fatto. È vero, no? Crediamo difficile. Su quello che ci hanno detto, quello che hanno visto, questa cosa. I 12. Quindi le storie di Instagram sono queste persone, sì, che fisicamente hanno visto questa cosa, che erano 500 persone e più, perché San Paolo poi ne cita anche, non solo i 12, ma anche tante altre persone che l'hanno visto proprio concretamente vivo, sì, ok, dopo la morte.
e che ci hanno testimoniato questa cosa. Però nel corso su questa testimonianza. Sono ancora tribù Zulu che magari credono, se vedono un telefono penso che... Sì, ma infatti allora c'è tutta una parte anche della filosofia moderna che prende in giro i cristiani. Ok. Il cristiano ha la stessa radice di cretino. Tu vuoi bere? Sì, cretino... No. Cucino neanche? No. Domani a colazione, se me lo lasci, me lo bevo. Vabbè, ti lasciamo un cucino di... Veramente? No. Ma quando lo lascio volentieri? Cioè, tu sai chi è... Però potrai berlo, non ho problemi. Come si chiama? Cavolo, guarda, a me fa molto ridere i video su YouTube degli interventi di Pier Giorgio Di Freddi, che è un, vabbè, un logico matematico che è molto critico, ma in modo anche ironico, nei fronti della cristianità. Lui dice che, appunto, tra le altre cose, la parola cristiano ha la stessa radice etimologica di cretino, perché di fatto solo dei cretini possono credere a 500 tizi con la barba che 2000 anni fa uno è uscito da una tomba e ha detto «Sono il figlio di Dio! Woo!» Capito? Cioè, questo lo dice Di Freddi. Comunque cretino, effettivamente, è una parola che viene dal francese, che hanno storpiato durante la Rivoluzione Francese per offendere i cristiani. Esatto, quindi sì. Cioè è proprio quella cosa. A parte che vorrei sapere cosa ne pensi di Mauro Biglino che ha criticato la Bibbia. Non so se hai visto la puntata di Mosca Selvaggio. No, ma posso contestualizzare il personaggio di Mauro Biglino. Sono curioso io di sapere il parere di Don Ambrogio, in quanto essere umano, in quanto sacerdote, su Galea Sanremo, ma in generale sulla questione medio orientale. Sì, infatti quella cosa lì me l'avevano anche chiesta... hanno chiesto dei giornalisti in questi giorni e mi dicevano gli artisti di suo hanno sempre lanciato dei messaggi su qualsiasi palco che sono andati, anche nei loro testi, nelle loro canzoni. Mm-hmm. E io ho detto sì, sono d'accordo, è una cosa positiva, anzi forse dovrebbero farlo di più, sì. Non solo farlo così in maniera ideologica sparando degli slogan, stop al genocidio, mi pare che abbia detto così, se non sbaglio. Ecco. L'ha detto l'alieno a fianco a lui. Sì, comunque vabbè. Cioè quello di... non c'entra Biglino. Che però. Tu puoi dire, ok. Ma a parte che parlare già di genocidio è qualcosa di improprio dal punto di vista tecnico, perché genocidio vuol dire... Qui passiamo... contro Galli che ha fatto questa cosa. No, aspetta, ascolta il mio ragionamento, vado avanti e voglio uccidere a tappeto la popolazione, che non è così, cioè comunque ci sono delle vittime civili, ma perché si vuole colpire i terroristi, ecco. Quindi questa cosa dobbiamo dirla, perché non c'è nessun sano di mente che andrebbe a realizzare un vero e proprio genocidio, come purtroppo succede in altre parti del mondo realmente, e queste cose anche Galli non le ha dette, però questi sono veri genocidi, a differenza di quello che dice lui. Questo è... Ma il dramma della guerra è che le vittime comunque sono sempre vittime da ogni parte, certo. E sono però quelle che dobbiamo tutelare. Da cristiano, sì. A prescindere dalla scelta delle parole, che è sempre opinabile, quindi... che sia o meno un genocidio, sicuramente secondo me si può parlare di apartheid in quel caso, per come è gestita la situazione. Si può parlare di violenza, si può parlare di massacro, come avevo parlato io in tempi non sospetti. Esatto, ancora, cioè, ancora quindi voglio dire, tu in quanto uomo, in quanto cristiano, cioè ripudi quello che sta facendo Israele nella striscia di Gaza? Allora, io ripudio la guerra, questa modalità è sbagliata sicuramente per risolvere la situazione, anche perché è sbagliata, ti spiego anche questo ragionamento. Loro, ammetti che uccidessero tutti quelli di Hamas o li imprigionassero tutti, cosa succede dopo? Che ti ritrovi con una popolazione nella striscia di Gaza che è totalmente incattivita, perché gli hai distrutto tutte le case, gli hai distrutto tutto, li hai deportati, hanno dovuto vivere nelle tende, alcuni sono anche morti. E per questo si parla di genocidio, perché sembra che il piano sia, se non lo sterminio, il forzare lo spostamento di tutte queste persone in Egitto. Questo piano lo avevo già denunciato anch'io prima ancora che cominciasse. Okay. Quindi i Galli di turno, allora a quel momento lì Don stavano, prima stavano ancora zitti. Allora, solo che io importante. Le cose le ho dette in maniera un po' più esplicita, un po' più chiara. Quindi, vabbè, cioè, lui semplicemente ha fatto. Perché a te è un po' stanno sul cazzo gli ebrei perché hanno ucciso il tuo messia? No, assolutamente. No. Okay. Non ce l'ho con nessuno. No. Se le persone sono oneste per si tanti anni bene. C'è stato un antisemitismo religioso, in Italia e in Occidente. Si parla del passato, però perché? In un certo senso, chiaramente, la Chiesa Cattolica e i cattolici, giustamente, avevano il culo girato perché erano stati gli ebrei a crocifiggere. In realtà no, non c'è mai stato questo motivo. Beh, anzi, c'è mai stato il contrario, cioè i giudei hanno sempre perseguitato i cristiani fin dalla prima realizzazione della comunità cristiana. Cioè, quindi, vedi, capito, c'era questa conflittualità fra giudei e cristiani. Quindi, ma ti dico un'altra cosa, io ho dei parenti palestinesi, cristiani però, perché ci sono anche i palestinesi cristiani che non sono solo musulmani, alcuni sono anche cristiani, che sono quelli che nella situazione peggiore, perché vengono presi male dagli ebrei in quanto palestinesi e presi male dai musulmani in quanto cristiani, quindi se la prendono da tutti. Però per esempio, infatti, quando nel periodo del fascismo, in generale, se in Germania c'era quello che era un antisemitismo razziale, in Italia c'era un antisemitismo più religioso e più culturale, per questo motivo, perché i giudei hanno sempre perseguitato i cristiani, quindi l'Italia, essendo il paese
cristiano per eccellenza, ha sempre sofferto questo tipo di, certo, di persecuzione, chiaramente, quindi c'era questa conflittualità fra religioni, che poi si è risolta, fortunatamente. Non si è risolta quella fra Islam e ebraismo, come che poi è risolta. L'antisemitismo esiste tuttora, purtroppo, nella nostra società, certo, da parte di alcune frange di persone, anche, secondo me, nella lecita manifestazione per la pace e per anche la salvezza delle persone civili innocenti di Gaza, c'è comunque un velato antisemitismo da parte di qualcuno, senza generalizzare, ma qualcuno lo fa intendere. Grazie. Ok. Guarda, tutto pesce, vedi? È tutto pensato. Pesce, tutto, cioè, pesce. Comunque un Palestina libera, cioè, possiamo dirlo. Poi giustamente adesso, voglio dire, se no arriva il comunicato che dobbiamo dire che ovviamente anche gli attacchi del 7 ottobre sono stati sbagliati. Diciamo, certo, ma come lo diciamo, tutte le vittime ce lo sono, allora, io lo farò una domanda, sono gravi, tutte le vittime sono però gravi. Voglio dire, cioè, nel senso, sono stati sbagliati gli attacchi del 7 ottobre, sbagliatissimi, terribili, atroci, però l'abbiamo capito. Cioè, nel senso, certo, la cosa strana, secondo me, questo è un parere un pochino divisivo, non è tanto il ricordare una cosa ovvia, cioè che arrivare con dei deltaplani, uccidere dei civili sia un massacro, sia vergognoso, sia da criminali, ma il fatto di continuare a ripeterlo quando è successo 4 mesi fa e nel frattempo sono morte 30.000, altre 30.000 persone, sì, cioè di cui si parla molto meno, e tutte le volte in cui si prova a parlarne viene ripetuto, però è certo che è successo, ma ed è una situazione, poi chiudiamo questo tema che secondo me è anche inutile parlare in questo momento, è una situazione che, come diceva Ambrogio, è irrisolvibile da un certo punto di vista, perché è ormai come fosse una legacy, cioè se i nonni, se i miei nonni hanno ucciso i tuoi nonni, i miei genitori hanno ucciso i tuoi genitori, se io palestinese vengo raccontato a te bambino israeliano come un essere non umano, come un potenziale assassino, se vengo deumanizzato si perde qualsiasi tipo di umanità, e è ovvio che poi succede quello che succede. Okay. E la colpa di chi è? Della regina Elisabetta, come sempre. Poverina. Allora, volevo aprire un argomento. Scusa. Che qua ho molta paura di come potrebbe andare a finire. Hai paura? No, dai. Sii prudente. Di recente, forse negli ultimi giorni, hai fatto un comunicato. Sì, sì. In cui appunto ti scontravi contro Joliet. No. No. Questa è la cosa, infatti se voi ascoltate molto bene le mie parole, perché sono stato molto chiaro, sono sempre molto attento a quello che dico, e ahimè ci sono dei giornalisti che non sanno fare il loro lavoro, che in realtà... Tu sei la Luca Ralli della Chiesa Cattolica praticamente, sei sul pezzo di questo. Sono una persona franca, sono una persona che... Sei sull'attualità. È molto divissima. Attento a quello che dice, ecco. Così ho denunciato proprio la mentalità mafiosa di comprare i voti, e sono stato molto esplicito su questo, non ho fatto nessun riferimento né a questo cantante napoletano, la sua canzone sì, perché è quella che ha preso più voti, di fatto, che voti comprati, cioè usando dei soldi veri per comprare dei voti, per far andare su questa canzone qua. Come fai a saperlo? Tu che provi. Tutti i voti sono stati comprati con gli sms, pagandoli, ok? Capisci in questo senso? Okay. Comprati vuol dire usare dei soldi per avere un voto. Però attenzione, un attimo, un momento, non è finita lì. Questo sistema è diseducativo, perché? Ed è da mentalità mafiosa. Perché se io ho dei soldi, ho più disponibilità, ho più fanbase disposta a pagare, sono avvantaggiato rispetto ad altri. Cosa succede? Succede che le persone, a partire da questo sentimento, sono disposte a fare dei magheggi, comprare il SIM, usare il telefono del nonno che non userebbe per mandare sms, e questo è imbrogliare, è disonestà, e questa è mentalità mafiosa ed è pericolosissima, perché finché voti Sanremo, ma chi se ne frega, non cambia niente nel nostro mondo. Ma quando poi questi ragazzini minorenni, adulti, fanno questa cosa anche nel mondo civile, sociale, cioè usano degli stratagemmi disonesti per avere dei vantaggi, per favorire una persona, questa cosa è gravissima, questa mentalità mafiosa che è stata promossa dalla RAI. Un po' fuori, cioè, mi sento di dire, io non sono d'accordo, nel senso che... Cioè tu sei mafiosa, d'accordo con la disonestà? No, allora io credo che mafioso sia una parola sbagliata in questo contesto. Mi sembra giusto. No, non è mafioso, anche perché... non vorrei, cioè è anche un po' razzista dire mafioso perché l'ha fatto una persona del sud, nel senso... Io ho detto chiunque l'ha fatto, non chi l'ha fatto una persona del sud, no, ma io ho quelli di Napoli, quelli però del sud. Però voglio dire, se tu hai fatto un video su questo argomento adesso, si sta parlando di Joliet, non è che... Io ho detto, fare, comprare dei voti con una persona mafiosa franca. È sbagliato. Sì, sì, sono una persona franca. Quindi voglio dire, il caso era quello di Joliet, è lui che ha fatto i video in cui faceva vedere più telefoni. Quindi io dico, potevano aver valutato anche un'altra canzone. Sì, però quella secondo me non è mafioso, secondo me è un modo furbo, ok? No, è un modo furbesco. Disonesto. Allora, non è disonesto perché non stiamo parlando di qualcuno che infrange una legge, stiamo parlando di qualcuno che
in qualche modo aggira il regolamento di Sanremo. È disonesta, disonesta. Sì, ma il regolamento di Sanremo, cioè, certo, dire. Ma allora no, tu dici, scusami. Finché Sanremo non, sì, non c'è niente, ma se questa, io ho detto, è diseducativo, l'ho detto anche nel video, però, questa scusami, cosa, io... è aberrante, perché se questa cosa sì, passa... Sì, ma è aberrante in generale spendere 50 centesimi per votare un cantante. Al di là di quello, cioè, infatti, senso, non sono d'accordo. Non aberrante, però... Ma questa cosa bisogna stare attenti perché è molto pericolosa, no, molto pericolosa. Però se un cantante ha una fan base, una community talmente forte che lo sostiene, sì, che addirittura chiede al nonno se può votare con il proprio telefono, io non la vedo una cosa... Allora, vota, vince il migliore. Ah, non ha neanche vinto, quindi... Sì, sì, no, ma metti che anche avesse vinto, non, avesse, non importa chi ha vinto o non ha vinto, ma... In questo caso vince il migliore o vince quello che è stato più furbo, che ha usato più disonestà? Ma il migliore è diventato chi riesce, migliore anche chi riesce a farci votare di più. Ma lui sei migliore nella vendita dei dischi, in questo caso glielo auguro di vendere anche il doppio. Vince chi decide che vinca la sala stampa. Cioè, saremo a questo adesso. Tra l'altro, per fortuna, sì, però di fatto se Joliet prende il 60% dei voti, televoto 33-33-33, sì, poi viene ribaltato volutamente alla sala stampa, ma giustamente lui non si è lamentato perché ultimo si era lamentato e ha fatto la figura del coglione, perché tu quando vai a Sanremo lo sai che il regolamento, certo, è quello, quindi poi uno può dire cosa fai votare a fare le persone pagando se poi il voto delle persone è inutile, questo puoi dirlo, però il cantante giustamente non deve lamentarsi. Però secondo me è più interessante nel caso di Ambrogio, cioè perché tu hai fatto questo, cioè perché tu hai sentito il bisogno di esprimerti su questo video? Per denunciare questa mentalità che è passata come normale. A me mi hanno scritto un sacco di ragazzi, di giovani, di persone, che mi hanno detto, ma da che mondo, abbiamo sempre preso più telefoni, abbiamo sempre preso le sim. No, questa cosa è aberrante, questa cosa è proprio mafieria, questa cosa è mentalità mafiosa. Ma ed è diseducativa, perché poi le persone la vivono anche veramente però nella vita reale. Però tu non credi che sia più diseducativo il fatto che tu, per esempio, che hai un certo seguito, soffi sul fuoco di questa polemica e quindi inevitabilmente, anche se uno non parlavi di Joliet, generi quello che poi è un odio sui social, soffiando su questa polemica. Cioè, se ti sei espresso in modo così veemente... Sì, ma io non posso stare zitto di fronte a queste cose, perché è anche mia responsabilità di pastore denunciare anche queste cose qua. Beh, però si possono denunciare in modo più da pastore. Cioè, non immagino un pastore che dice è un'attività mafiosa... Cioè, mi sembra, cioè voglio dire, di tutte le cose di cui puoi parlare, io credo che tu l'abbia fatto anche perché sai come funzionano i social e sapevi che questo era un tema caldo e che ti avrebbe portato tante visualizzazioni. Assolutamente no, non mi interessa questo. Però se una cosa la vedo... Uno ha scritto, scusami, ma cosa stai dicendo? Un ragazzo ha tanti fan, tanti voti ed è un mafioso? Vedi, è un'altra persona che fa un po' fatica, cioè, a... Cioè, a te non interessano i numeri sui social? No, non mi interessa, cioè, non mi sono mai interessati in realtà. Ho dei numeri, ma non è che... Se avessi voluto perseguire i numeri avrei fatto ben altre cose, chiaramente. Lavoro, credo, no? Sì, ma anche altri tipi di contenuti, altri tipi di strategie. Non penso che sia un peccato se a un prete interessano i numeri. Sì, a me non interessano. No, ma a te non interessano, però dico, se a un sacerdote fosse contento di fare più visualizzazioni, non penso che non è un peccato. Sì, allora, non ne capirei il senso, però non è un peccato. Sì, è, cioè, peccato. Come uno che è contento che... la chiesa come i preti sono... Tra l'altro, io questo lo credo ancora, ma dico... Un sacerdote è contento se vede tante persone alla sua omelia, un sacerdote può essere contento se va virale su TikTok. Cioè non, no, ma non mi interessa. Certo, se parla di Joliet, del televoto, magari non frega niente. Se va virale con un TikTok in cui parla di un tema più a lui caro. Uh-huh. Io parlo di tante cose, ovviamente anche di temi a miei cari, ma dopo i numeri non decido io. Se si va virale o no, non lo decido io. Però io tu sei sei un po' vanitoso. Io in realtà sono anche una persona abbastanza timida, anche se non sembra. No, non sembravi timido. No, perché sei molto curato, te l'ho detto, no, anche prima. Non sembra, ma lo sono. Timida si vede. Però non ti piace un po', come dire... Apparire. Sì, apparire nel senso di... Non ti piace? Avere l'attenzione di avere le persone che ti ascoltano. Beh, se le persone mi ascoltano, lo apprezzo, nel senso che è una cosa positiva. Perché se ho qualcosa da dire, avrei piacere che qualcuno mi ascoltasse. Certo. Ma non è una cosa che cerco in tutti i modi di essere visto, di essere ascoltato, di essere al centro dell'attenzione. Certo, quello no, se no non saresti un sacerdote. Cioè, allora, è anche vero che qui da Simo vengono persone così solitamente, c'è da dire questo. Vabbè, sì, cioè, quei casi umani che vogliono essere visti da tutti e fare cose strane. Io, guarda, se devo far sentire i messaggi cui mi implori di venire per salvarti le live, poi guarda, dobbiamo metterlo. Ma, dimmi, scusami. No, volevo dire una persona che ha scritto, avere più sim non è illegale. Sì, sì, non è illegale, ma la mentalità è disonesta. Ed è mentalità mafiosa, come ho denunciato. Ma vorrei capire cosa c'è, la mafia in che termini? Mentalità mafiosa. Mentalità mafiosa in che termini? I mafiosi sono disonesti, cioè usano delle cose disoneste, disoneste, ok? Per cambiare il risultato, per avere vantaggio, per far avvantaggiare le persone. Ma fanno cose illegali proprio. Ma le mentalità mafiose... Fanno anche cose illegali, ma se possono... Ma è un'altra, la mentalità mafiosa è una mentalità omertosa, di minaccia, di violenza,
cioè comprare una sim in più è una mentalità furbesca, è una mentalità, non riesco forse a vedere, è una mentalità all'italiana, è una mentalità così, che a me non piace. I miei genitori mi hanno sempre insegnato di essere onesto anche in queste cose piccole, anche se magari dici non contano niente. Ma essere disonesti non vuol dire essere mafiosi, questo io sto dicendo, una persona può essere disonesta e non essere quando mafiosa. Tu hai un sistema di compra, di acquisto di voti ed è vissuto in maniera disonesta, questa qua per me è una mentalità mafiosa e non ci sono altri termini per definirla. Cioè non sì, non su Sanremo sì, ma è una mentalità mafiosa. Io sono dell'idea che però, cioè, se una persona dice oh, voglio prendermi, cioè, voglio pagare 50 euro per votare Joliet con tanti telefoni. Sì. Cazzo, Joliet se l'è guadagnata quella cosa lì, no? Sì, certo. Quindi, ma merito a Joliet, alla sua canzone, al suo successo. Dov'è la mentalità mafiosa? Ma è disonesto? Cioè, perché il televoto gli dà tanto alla fine. Cioè, sì, non ma conta solo quello. Cioè, secondo me si poteva dire che vogliamo. Si poteva parlare di mentalità mafiosa se nel caso in cui immaginatevi questa situazione. Un artista paga dei centralini per mandare queste SMS certo, perché esatto. Piazza delle scommesse sulla sua vittoria e quindi c'è proprio una criminalità organizzata, cioè tu organizzi un sistema che ti porta un vantaggio, quindi magari lì c'è una criminalità mafiosa. Quella è una cosa proprio illecita. Sì, quindi però, proprio, ed è però, però dire, la mentalità che c'è alla base, la mentalità che c'è alla base anche di questa cosa illecita, è sempre la stessa mentalità. Secondo me ti sei fatto prendere un po' dal fatto che ti ha dato fastidio di disonestà e ti è partito un mafioso, dai. No, ma è la cosa, cioè io non saprei come dire in altri termini. Non saprei come dirla in altri termini. Non lo so, vabbè, ma ti perdono comunque. No, ma non è che devi perdonarmi, io dico le cose no, francamente. No, comunque, se uno non è d'accordo con me, a dice me piace no, ma anche, questa cosa è onesta, cioè, questa cosa, benissimo, ma ne discutiamo, ma non sono assolutamente d'accordo. Cioè, e anzi, mi è dispiaciuto un sacco di vedere persone che questa mentalità l'hanno difesa e me l'hanno scritto. Mi hanno detto, no, ma io ho sempre fatto così ed è giusto. Non è giusto, è disonestà. Che la disonestà sia sbagliata è anche... Eh no ragazzi, cioè, però abbiamo educato solo, le persone, cioè, a fare io dico di più, e non anche è solo il meccanismo la disonestà, l'ha permesso. Ma certo, non è solo la disonestà ad essere sbagliata, ma anche la furberia, che è un livello sotto la disonestà. Cioè l'atteggiamento, cercare di essere furbi, di approfittare le situazioni, di approfittare degli altri, è sempre sbagliato. Quindi su questo sei d'accordo con me, che non va fatta questa cosa? Non bisogna essere disonesti e furbeschi? Non bisogna essere disonesti, sì. Però io non allora, credo che... No, ma diciamolo anche a tutte le persone che ci però, seguono. Però che essere io... disonesti, anche nelle piccole cose, fare assolutamente furbi, sbagliato. Non fatelo. Assolutamente sbagliato. Non fatelo. Assolutamente e, non e diseducate furbi. Le persone a farlo. Assolutamente. Tanto guarda, che anche io... il Kodakons si è espresso dopo aver fatto questa inchiesta, ha detto la RAI che il sistema di televoto è da non usare più perché intanto potrebbero venire fuori delle irregolarità e poi si genera questa stessa mentalità. Anche il Kodakons mi ha dato. Ma tu sei di solito allineato con le posizioni del Kodakons? Dipende. Di solito è un'associazione che tutela i consumatori, quindi io sono anche dalla parte dei consumatori. Però adesso è arrivato un momento in cui io Ambrogio devo. Allora, io credo che comunque durante un appuntamento in cui due persone si conoscono, che siano andati anche d'accordo, è stato bello, insomma c'è stata anche un po' di tensione erotica tra di noi in alcuni momenti, insomma la chat se n'è accorta. Arriva un momento in cui io devo muoverti una critica. Se voi andate a un appuntamento con una ragazza e iniziate ad adularla per tutto l'appuntamento, la ragazza si annoia. La ragazza non si sente confrontata dal punto di vista umano, stimolata. Quindi adesso voglio stimolare Don Ambrogio in diretta, cioè voglio proprio stimolarlo fortissimo. E per stimolarti ti dico questo. Durante una volta in cui non mi sei piaciuto, però te lo dico perché vorrei sentire tu cosa ne pensi, la tua versione di quello che è successo, chiaramente, non perché voglio accusarti di qualcosa, ci mancherebbe, anche perché vedo che sei una persona assolutamente, oltre che sexy, ragionevole. Parlo della live con Di Pre. A parte il fatto, io parto da questa premessa. Io ho detto più volte a Simo che secondo me non dovrebbe più invitare Andrea Di Pre nelle live. E poi arrivo al motivo. La cosa che a me ha fatto strano in quella live è vedere, non tanto te, in quanto Ambrogio non Ambrogio, ma vedere un sacerdote comunque esprimersi in modo così veemente ma anche aggressivo, diciamo, provare a usare la legge per zittire una persona. Cioè magari ricordo a chi non c'era, poi se vuoi farlo anche tu, Di Pre... a un certo punto di questa live bestemmia e Don Ambrogio gli ricorda che bestemmiare può comportare una sanzione amministrativa, ma più che altro può comportare per una persona come Di Pre, che evidentemente aveva altre questioni con la legge, a conseguenze molto gravi. Quindi lui Don Ambrogio in un certo senso con questa leva
lo hai zittito, cioè gli hai impedito di esprimersi, gli hai detto tu non puoi più parlare perché altrimenti io procedo e per te sono casini. Quindi in un certo senso anche quello è stato un atteggiamento che si può dire un po' mafioso. No, ma ti devo correggere perché qua c'è un errore che hai detto. Ok, chiudo, cioè, però. La live che abbiamo fatto era perché Di Prey ha fatto un video nei miei confronti diffamatorio. No, no, lo so, tu eri arrabbiato. Io ho detto, io procedo legalmente nei tuoi confronti per questo motivo, non per la bestemmia. Certo, però hai detto, io bestemmio. Però se bestemmi, io vado via. Io procedo, esatto. No, se tu bestemmi, io vado via. Esatto. Ha bestemmiato e sono andato via. Però prima di bestemmiare, tu gli hai detto, tu se bestemmi, io procedo. Cioè, quindi hai fatto un pochino un ricatto affinché lui non parlasse. Che è legittimo, però la domanda che ti faccio io ricatto, è, e forse questo. Sbaglio io, io capisco che lui, e tu avevi ragione in quello, cioè lui se ti ha diffamato, poi conosciamo, voglio dire, la persona, no? Ci mancherebbe altro, e poi arrivo al punto finale, ma sarò che io mi aspetto sempre che un sacerdote si comporti meglio di come dovrebbe comportarsi una persona che non è un sacerdote. Però non pensi di avere un po' esagerato con lui? Cioè io guardando quella live ho provato pietà per Andrea Di Prey. L'ho visto veramente, e mi ha fatto strano vedere un sacerdote che metteva in quella condizione quasi di umiliazione una persona. No, Andrea Di Prey fa chiaramente pietà, cioè bisogna avere pietà della sua vita perché è in una condizione proprio misera e tragica e ci dispiace tanto. Spero che dispiace anche a te della situazione in cui è, perché ha bisogno di aiuto una persona così. Però sembra che tu lo dica quasi con acredine. Cioè io quello che dico Andrea Di Prey, il motivo io dico a lui che non deve invitarlo è perché è una persona che ha affrontato dei problemi di salute mentale, si vede. Cioè una persona che non stava bene in quel momento, vuoi per delle dipendenze, per altro, non lo sappiamo, però era una persona fragile. E secondo me le persone fragili meritano rispetto nel modo in cui gli si parla, soprattutto da un sacerdote, anche in un contesto stupido come quello della live di Simone. Cioè io questo mi ha fatto strano vedere. Cioè giustamente tu... Cioè, ti sei fatto un po' prendere dall'ira, secondo me, in quel momento. Assolutamente no. Io sono sempre stato difensore e promotore del sentimento della giustizia, in realtà, che è un'altra cosa, che non c'entra con l'ira. Però come ti spieghi che... Magari non so se anche la chat... Cioè, secondo me la percezione del pubblico era che Di Prey era, poverino, un agnellino in balia di un attacco. Mica tanto. Lo so, però fidati che è passato quello, quindi c'è... secondo me devi stare attento... Cioè, questo da consiglio, faccio questo lavoro da 10 anni. Sì. Secondo me non dovresti, e fai bene ad andare se c'è lui, andare in quei contesti perché secondo me impoveriscono la tua figura di sacerdote. Beh, comunque questo è un consiglio che accolgo. Che... Perché, cioè ci mancherebbe, poi tu dici Gesù andava con le prostitute, nel senso sì, cioè non nel senso che andava con le prostitute, ma nel senso si circondava anche di peccatori, però lo faceva appunto per portare il suo messaggio, lo faceva per persone che volevano ascoltarlo. Invece quello era un pollaio, cioè diciamolo, quello che fa questo di lavoro, cioè creare dei pollai in cui ci sono quelli che urlano di più. Quindi secondo me svilisce la figura del sacerdote che, dal mio punto di vista, per quanto non sia credente, deve mantenere una certa, non autorità, ma autorevolezza, perché comunque... Quindi secondo te un prete non dovrebbe neanche venire una live di questo tipo? Dici? No, secondo me no. Non di questo ci mancherebbe altro, perché ci sono io, scusa. Però non dovrebbe andare nelle live di Twitch? No, nelle live tue, nelle live di quelli che fanno le cose come te, peggio di te, secondo me no, non dovrebbero andarci. Però, che è una cosa che volevo dirti, che tu dovrai fare un upgrade nel futuro, che forse ti aiuta anche a fatturare, questo non lo so, questo dipende da te, maggiore. Tu hai una fan base, un gruppo di persone che ti segue, che sono tante, e ti seguono anche volentieri, perché tu il tuo lavoro è fare intrattenimento, intrattenere le persone, e ti seguono volentieri per questo, perché comunque hai un carisma, hai un talento particolare su questa cosa, che apprezzano loro, apprezza anche la tua ragazza, te l'ha detto anche lei, fra l'altro, una delle tue caratteristiche positive. Ma tu in questo hai anche la possibilità, il potere, l'opportunità di inserire anche dei messaggi educativi per queste persone che ti seguono, perché il futuro della nostra società sono loro, e che crescono su quello che gli hai insegnato tu, oltre all'intrattenimento che gli dai, giustamente, e che è una cosa che ho fatto arrivare anche ad Amadeus come appello, nel dire Sanremo è un bellissimo programma di intrattenimento, bello, spettacolo, gag, John Travolta, eccetera, ma buttiamoci dentro anche qualcosa di educativo per le persone, i milioni che ci seguono, così come anche tu hai questa opportunità qua, che ti potrebbe far fare un grande upgrade, ecco, di qualità e forse anche di seguito, che non ti seguono solo, guarda che bello. Hai tolto il microfono? Sto rimettendo. Sono d'accordo anche io, e io lo dico sempre a Simone, questa cosa qua, che lui ha un, parlo direttamente alla chat, lui ha un pubblico bellissimo, perché ha un pubblico di giovani uomini, secondo me dai 14 ai 22 anni,
E sono giovani uomini che molto spesso affrontano delle sofferenze e che, essendo uomini e essendo nati anche in questo periodo, queste sofferenze spesso sono costretti ad affrontarle da soli. Perché? Perché c'è un po' di timore da parte dell'essere, c'è un po' di timore da parte dei maschi nell'aprirsi sulle proprie sofferenze, sulle proprie difficoltà, nell'aprirsi tra di loro. E quindi secondo me questo può essere anche uno spazio sicuro per aprirsi, uno spazio sicuro per dei giovani ragazzi, dei giovani uomini, per aprirsi e confrontarsi magari su dei campi come l'affettività, come la solitudine. Io credo che... No. Hai fatto un piccolo cambio. Hai fatto un change. Mi sono tolto... Mi sono tolto la cosa perché... L'ho detto che io e Don Ambrogio siamo molto simili alla fine, secondo me. Ma quella camicia, cioè, l'hai... L'hai comprata o te l'hanno prestata? L'ho comprata nel 2014, vicino a Missouri. Dov'è Missouri? Ah, Missouri è la fermata, dove c'è l'università statale. Ah, ok, qua a Milano. Sì, è proprio un negozio di... Di articoli religiosi. Sì, di camicie, è proprio originale, è bella. E te l'ha venduta così? Sì, me l'ha venduta. A un civile? Un civile? Perché gli hai detto voglio fare un regalo a un prete? No, me l'ha venduta, non mi ha chiesto niente. Vedi, per i soldi... 80 euro, eh? Eh sì. Cioè, 80 euro, un drip. Mi sta bene però. Perché noi abbiamo fatto tanti video in cui facevamo i preti per scherzo. Facciamo degli scherzi vestiti da prete. Sì. Molto bello. Però secondo me era bello come... No, ma era proprio originale. Manca solo a te. Saresti bene. Comunque io non sono un sacerdote. Attenzione, chi fa una cosa del genere poi deve stare attento alle conseguenze, perché potrebbe magari partirti l'idea strana. Di fare prete? La vocazione. Perché no? Perché no? Sai che alcuni sono diventati preti, ma quando erano piccolini hanno cominciato a avere questa idea. Perché facevano i chierichetti, si vestivano da preti, facevano le messe finte? Ma tu vivi in un... vivi in un... cioè come funziona? Cioè vivi in un... Normalmente un prete vive, almeno qui nel nord Italia, vive in una parrocchia, ecco. Tu vivi in una parrocchia? No, io no. In questo caso vivo in una... Tu vivi in una casa? In una scuola, diciamo. In una scuola. Sì. Nel seminario, di fatto. Ma se io divento prete, posso venire a vivere con te? No. Dici del vescovo dove vai a vivere. Faccio una domanda un po' strana. Io ho visto un video su YouTube, non so se l'avete visto entrambi, di un ex prete, un video di Fanpage, forse uno dei più visti che ha Fanpage sul canale, di questo prete che appunto racconta delle molestie che faceva degli uomini, dei ragazzini, quando se l'hai visto quello, il prete, quello che è proprio intervistato mentre è sdraiato sul letto dell'ospedale. Ah, no? Sì, sì. Ok. No, io no. Mi sembra, insomma, l'hai presente sicuro, è un video famosissimo. Io ho una battuta, una barzelletta molto veloce su questo, visto che hai aperto questo tema per stemperare un po', un tema molto delicato. Sapete cos'è? Scusate, un po' black humor. Sapete cos'è l'esorcismo al contrario? Questa battuta me l'ha fatta Fedez e X Factor. Ah sì? Sì, quindi per favore. Okay. Dai. Allora non la faccio, se la sanno già non la faccio. Lo sa già. Ma perché tu sei andato X Factor? Sì, ma ero nel pubblico. Ah, ok. Ero solo che ero seduto dietro. Cioè, Fedez si ha visto che ha fatto questa battuta? Ero seduto dietro a Federico Lucia. Federico Lucia ha visto che c'ero io e ha fatto durante... Perché X Factor dura 8 ore di registrazione, ogni tanto fanno le pause. E durante le pause lui deve fare lo spettacolino, ha fatto anche lo spettacolino con i suoi figli, chiaramente. E deve farlo. Salutiamo Federico Lucia e ha fatto questa Mi sembra battuta. Che tu lo voglia salutare con grande amore. Vabbè, lo salutiamo, anche lui poverino ha dignità di essere salutato, ecco, non è che... Certo, c'è anche vabbè, dai, vogliamo bene anche a te lui. Non piace come personaggio? Oddio. A me piace molto lui come... Oddio. Adesso. Cioè, poi condividiamo anche a quanto pare la stessa ironia, le stesse battute. Infatti, siamo allineati. Tu sei 100% contro l'aborto, in ogni situazione, in ogni caso non esiste. C'è un caso in cui è accettabile, ad esempio quando la madre è a rischio di vita. Solo quel caso? Cioè, una donna che viene molestata e messa incinta non può abortire. Sai perché? Perché quel bambino lì non è a colpa di quella violenza. E quindi quel bambino lì comunque ha diritto di vivere. E non è giusto infliggere... Non sono d'accordo, cioè nel senso per cioè me... non si risolve un male con un altro male. È vero, però il punto dal mio... Io te lo dico da credente. Certo, per me quello non è un bambino, cioè non è neanche un essere umano, è un ammasso di cellule e quindi potrebbe essere più dannoso lasciarlo diventare un essere umano e lasciargli vivere il trauma di avere una madre che ha subito... A parte che è un caso
E poi si usa sempre quello. Non è un caso così raro, purtroppo. Non è così raro, però insomma, quando si parla di aborto, si parla sempre o di questo caso, o, cioè, o, diciamo che nelle due fazioni, la fazione pro-aborto porta sempre questo caso, invece dall'altra parte si dice sempre che i bambini non hanno colpa. In generale, a parte che tre uomini che parlano di aborto è anche strano, cioè nel senso che è una cosa che di fatto non, fino a un certo punto non ci riguarda. Io sono a favore del diritto all'aborto, ma non sono a favore dell'aborto. Vabbè, no, a favore dell'aborto, cioè, ho posto io male la domanda, chiedo scusa, a favore dell'aborto è impossibile essere a favore dell'aborto. Io ti dirò di più, io ti dirò di più, io in quanto uomo, in quanto uomo mi sento anche impotente, nel senso che nel momento in cui io magari anche accidentalmente mettessi incinta una ragazza, non avrei poi nessun tipo di diritto, di scelta sulla vita di un essere umano che è anche mio figlio. D'altra parte però la ragazza, la donna ha dalla sua che giustamente è il suo corpo che deve portare la gravidanza. Quindi io credo, per esempio, vado oltre, una cosa che magari farà ibrividire, cioè siamo nel transumanesimo, ma nel momento in cui la tecnologia lo permettesse, se io mettessi incinta una ragazza e lei volesse abortire, esistesse il modo di portare avanti la gravidanza in un'incubatrice fin dall'inizio, secondo me sarebbe giusto che un padre che vuole che quel bambino comunque nasca possa farlo, cioè, non vedo perché no, nel senso che se però nell'ottica in cui ora non c'è questa tecnologia, no, ora che non c'è quella tecnologia decide la donna, no, ci manca, il discorso che fai è interessante, altro. Perché sottolinea un aspetto fondamentale: non può esistere una donna che dice questo è il mio corpo, decido io, no, perché quello lì appunto non è solo tuo figlio. Non è solo il tuo bambino, è anche figlio di un padre. Il corpo è solo suo. Ok, però il figlio è anche di un padre. Se è una donna che è stata molestata, si va a pensare a quello che pensa il figlio. No, no, certo, ma allora tu torni sempre nel caso limite, diciamo, ma nel caso normale. Tendo il caso della molestia. Se tu e la tua ragazza, se la tua ragazza resta incinta, ok, e lei dice io voglio abortire, e tu dici no, ma questo è anche mio figlio, io lo voglio. Ok. Capisci la questione che ha posto lui? Lì però c'è un blocco. Ma la questione che ha posto lui dice che anche tu hai diritto di essere padre di quel figlio. Esatto. Non solo la madre di abortire. Però io col mio diritto andrei a toglierne uno a lei. Esatto, sì. È okay. Perché comunque ce l'ha lei, okay. Capito? Quindi allora, è come se lei avesse una caramella. E In un conflitto di diritti, cos'è che prevale? Il bene maggiore. E qual è il bene maggiore? Quello del figlio che ha diritto di nascere. Il bene maggiore però il figlio, però il figlio secondo me non è ancora figlio, non è ancora essere umano, non è ancora pensiero, non è ancora emozioni, non è ancora sentimenti. Sicuramente spiace anche a me che non sono credente, cioè nonostante io non pensi che l'embrione sia vita umana, comunque mi spiace perché è vita umana in potenza, cioè questo non puoi negarlo, nel senso che in potenza quella roba lì, cioè per i cristiani è già vita, per me no, però è vita in potenza, nel senso che potenzialmente è un essere umano. Però è un ammasso di cellule, cioè quindi io penso, non la ridurrei al, cioè andrei anche oltre, senza il caso limite della molestia, cioè anche dei ragazzi molto giovani che vivono una gravidanza, secondo me nel momento in cui affrontano un percorso e decidono di interromperla, non mi sento di dire che facciano male, anzi, soprattutto per il discorso che facevo all'inizio, soprattutto perché io penso che ogni bambino debba avere la fortuna e si augura il diritto di nascere in una famiglia che possa mantenere, che possa dargli un'educazione, perché sennò poi ci troviamo in giro la gente che c'è in giro. Cioè, non so come dire, tutte persone traumatizzate a causa di genitori inadeguati, a causa di situazioni inadeguate, quindi, per colpe o meno colpe. Direttamente cioè, questa cosa qua del fatto che una donna possa decidere, possa scegliere di abortire, magari mi sto facendo piedino, non è fatto questo. Scusami. Il mio appuntamento. Scusami, ho fatto proprio che muovo il piede così. Effettivamente questa cosa comunque aiuta anche a fare in modo che magari un figlio non nasca in una condizione in cui poi non ha nessun tipo di educazione e cresce magari deviato davvero a livello anche educazionale. Però diciamo, usate il preservativo, cioè molto semplice qua la questione. Immagino che tu sia contro il preservativo. Non fate il sesso prima del matrimonio. Oh, anche, semplice. Sì, cioè decidete semplice. Voi, in un caso si sborra, nell'altro no. Vedete voi cosa preferite fare. È così, cioè è vero. L'astinenza è difficile. Tu sei contro il sesso per piacere personale? Ma no, ma dai, allora, no. Sesso personale, piacere personale. Se io con la mia ragazza faccio sesso col preservativo con lei perché mi piace, posso farlo? No, ma perché piace a te o perché... Allora, attenzione, la sessualità è un piacere di coppia, di amore, espressione di amore o è piacere personale? Espressione di amore. Ok. Ok. E a cosa è finalizzato solitamente? All'orgasmo. Sì, ok. Eiaculare no, anche l'orgasmo femminile. Eiaculare io e magari far venire lei. Sei uno di quello che è egoista. Vedete, quando dopo il sesso diventa egoismo... No, anzi, io guarda... È incapace. Voglio parlare delle mie cose. Però,
Quindi vedi. Ma dopo ti giro. Anche ti faccio venire io dopo. Va bene. No, ok. No, scusami. No, però, nel senso, nel momento in cui un uomo fa sesso con una donna, la donna vuole fare sesso con l'uomo, l'uomo vuole fare sesso con la donna, usano le precauzioni, uno è contento, l'altro è contenta, dov'è il peccato? Che comunque tu dici, facciamo questa cosa ed escludiamo tassativamente che ci sia la possibilità di avere un figlio. E quindi? Perché comunque la sessualità e l'amore, quel tipo di amore lì intimo, è finalizzato almeno in parte, non sempre, non del tutto, ma anche ad avere io figli. Io decido di togliere quella parte perché, non, cioè, che cosa tolgo? Qual è il problema che togli creo nella società? Togli, sì, allora, non è, se vuoi, è un peccato grave in quel senso lì. No, perché ormai hai già fatto sesso, non è che c'è più gravità o meno gravità quel preservativo. Cioè, senza il preservativo non è un peccato di per sé, il peccato è il sesso prematrimoniale. In parte. Okay. Ma adesso non andiamo troppo nel sottile, sennò non ne veniamo più ultra fuori. Ultra sottili. Però io ti dico, la differenza tra facciamo qualcosa insieme, piacevole per entrambi, e viviamo un momento massimo di amore che ha nella sua possibilità anche la vita. Ce l'ha. Esatto, infatti. No, però non c'è. Ma il coito interrotto è un peccato nel matrimonio? Il coito interrotto? Di per sé è un'alternativa del preservativo. Sì, perché è un modo per evitare. Perché anche è che fosse peggiore. Non disperdere il tuo sé. Cioè, quella roba lì non si può fare. Beh sì, è peggiore anche perché a quel punto già che ci sei, proteggiti, almeno ti proteggi. Però dico, è come dire, se hai fatto 30 e fai 31. Non è che c'è la grande differenza in quello lì, la differenza deve stare al monte. Cosa stiamo vivendo noi come coppia? Come stiamo decidendo di amarci? Siamo egoisti? Siamo persone invece che costruiscono un futuro? Costruiscono un futuro, sì. Ok, nel momento in cui noi abbiamo un rapporto sessuale per crearci un piacere reciproco. E finisce lì a se stesso? E finisce lì a se stesso. È un po' limitante, cioè un po' un uso della sessualità un po' limitato. È un uso della sessualità non al 100% ma al 80%, perché quel 20% è rappresentato dal voglio che abbiamo un bambino insieme. Cioè, che dopo magari 4-5 anni che facciamo sesso regolarmente, a un certo punto io posso dire, ok, adesso trasformiamo questo piacere, abbiamo la stabilità economica per trasformare questo piacere in facciamo un bambino e quindi sfruttiamo il 100%. Dov'è il peccato? Il sa nel non vivere il 100%, cioè nel fare qualcosa un po' a metà. Ma il peccato sì, cioè nel senso tu provi a trovare, secondo me, una razionalità in una cosa che non ha una razionalità, cioè un peccato perché c'è un dogma che dice no, un peccato. No, la razionalità sarebbe questa. Cioè viviamo una cosa un po' a metà. Sì, quindi cioè, perché, cioè voglio dire, è molto basica la cosa. Uomini. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, grazie, tutto buonissimo. Grazie, Dario, buonissimo. Davvero buono. Molto, molto buono. Tanto sono anche pieno. Ciao Dario. Ciao. Vediamo lo chef Dario, cuori viola in chat per Dario, ragazzi. Cioè, il punto è che quello che dice Ambrogio è molto semplice. Gli uomini hanno il pisello e le donne hanno la farfallina perché servono per riprodursi. Anche, ma non solo. Cioè, sì, anche, ma non solo. Tanto che, però, che se fine tu, anche fossi non protetto, avere cioè rimanere incinta non è così semplice, ok? Vabbè, no, certo, assolutamente. Ma questo perché? Il signore non è che ci ha dato la sessualità solo perché non ci riproducessimo. Ci ha dato anche una forma di amore, di piacere in questo, se no non ce l'avrebbe data. Avrebbe potuto darci stessi attributi senza avere questo tipo di attrazione affettiva e sessuale che abbiamo e di piacere. Avrebbe, però secondo me per esempio, sarebbe funzionato questo lo stesso. Questo è un grande limite dal mio punto di vista della Chiesa Cattolica, cioè la repressione degli istinti sessuali, nel senso che però è anche comprensibile. Cioè io sono molto, ho cambiato opinione in questo, adesso non voglio diventare pesante con la chat, ma prendiamo Marx. Karl Marx. Vai. Estrapoliamo. Io sono sempre stato d'accordo con la frase celeberrima, la religione è l'oppio dei popoli. Certo. Una volta lo vedevo in negativo, cioè dicevo la religione ha rallentato il progresso umano perché ha continuato a colpevolizzare gli uomini perché provavano degli istinti sessuali, ha continuato, come dire, sempre a stare lì a rintuzzare, a dire no, ti tiro il cazzo, non si può, stai a casa tua, non toccarti che diventi cieco, 14enne, no. Invece oggi credo che la religione è stata l'oppio dei popoli, ma in senso positivo, perché i popoli nel corso della storia erano talmente indisciplinati, talmente barbari, che avevano bisogno di questo oppio, cioè avevano bisogno di qualcuno che gli desse questo tipo di regole, mille anni fa. Adesso, che voglio dire, ci siamo evoluti, ci siamo emancipati dalla Chiesa considerata come madre, ok? Non abbiamo più bisogno, cioè possiamo arrivare noi stessi magari a capire nel nostro profondo che il sesso occasionale non ti arricchisce poi così tanto.
Ok. E fin qua siamo d'accordo. Però non deve essere un'imposizione. Ti dà un'emozione. Poi piccolo dopo un piacere edonistico e basta. Un piacere edonistico che dopo un po' è anche tutto molto simile a se stesso. Certo. Per non renderlo simile a se stesso devi iniziare a fare cose sempre più, sempre più, sempre più. Io le so fare tutte, Ambrogio, se dopo nel caso possiamo farlo. Però, cioè, voglio dire, pensa che ci sono persone che arrivano a attaccarsi degli elettrodi al pene per avere una stimolazione ancora più forte. Cioè, c'è la dipendenza, questa di masturbazione. Certo. Cioè, perché il corpo umano è... Ho anche gli elettrodi, nel caso. Se. Pure. Però... Attacchi alla batteria della macchina. Sì, questa macchina. Bisogna stare molto attenti, perché comunque se tu li attacchi alla musica, poi puoi venire a tempo. Ma è vero, è assolutamente vero. L'ho letto... Sì, sì, leggetevi... Che cazzo di sei che ti fai? Scusa. No, non io, questo è un caso clinico. Ah, okay. Se voi leggete L'era della dopamina, è un libro interessante, una psicologa parla di questo signore che aveva una dipendenza alla masturbazione molto forte. Come tutte le dipendenze legate alla dopamina, quindi tutte sostanzialmente, cosa succede? Che a un certo punto tu vuoi sperimentare un piacere sempre più forte, sempre più forte. Questo è arrivato a costruirsi una macchina per masturbarsi in cui collegava degli elettrodi a uno stereo, metteva la musica e passava 9-10 ore in una masturbazione che ritardava sempre più l'orgasmo e quindi non viveva più. E poi a un certo punto è andato alla psicologa perché ha capito che, cioè, questo lo dico anche io che sono molto aperto, che non è normale. Però io credo che, insomma, la Chiesa, come una brava madre adesso, dopo 2000 anni, dovrebbe fare un passo indietro. È ancora un pochino come quelle madri apprensive, no? Che il figlio ha 25 anni e dicono: ti sei messo il casco per andare in moto? E poi ti trovi un rincoglionito. Sennò l'umanità è, credo. Sì, però dopo c'è chi va senza casco, sbatte e muore. Questo è vero. È vero anche questo, no? Ci mancherebbe. Ok, no, però... Cioè, io vorrei... vabbè, sì, tanto... Ma questa serata è diventato tipo un podcast troppo... Diciamo, abbiamo toccato robe troppo alte. Sì. Mettiamo caso che tu un giorno senta la necessità di voler avere un rapporto sessuale. Mm-hmm. Come ti comporteresti dinanzi a questo stimolo? Beh, non è una cosa nuova per me. Cioè, sono uomo anch'io in questo senso. Non è che gli istinti non ce li ho, i desideri non ce li ho. Ok. Quindi, capisci? Tu... Capita di dire, guardare una donna e dire: ci farei sesso? Certo, posso dirlo, devo dire onestamente. Un uomo? Questo succede a tutti gli uomini, anche a tutti i preti. Ecco. Un uomo no, neanche stasera. Dove è mai successo? No, neanche stasera. No, neanche stasera non mi hai convinto, non mi hai fatto cambiare idea. Quindi sì, c'è, cioè, questa cosa... Sono abituato. Bisogna dire onestamente. Però semplicemente tu reprimi questa voglia? Non è che si tratta di reprimere, cioè... Sì, poi... voglio. È come la cena di stasera. Sì, ho fame stasera. Ok, non è inutile negarlo. Stai reprimendo la tua fame per adempiere a un... Sto semplicemente scegliendo di non mangiare. E non sto mangiando. Però stai reprimendo. Questo è molto però bello, volendo, questo potrai è molto scegliere bello di mangiare. Questo è molto è una scelta. Questo non è una repressione, questo, è una scelta. Questo è molto bello, dovresti farlo anche tu, secondo me, ogni tanto. Però scusa, a me sembra... Cioè, a livello proprio di italiano, è repressione di un istinto. È una scelta. Perché l'istinto di mangiarcelo. Certo. E scelgo di non mangiare, però. È una scelta. Sì, però è una scelta che implica una repressione, perché tu no, vorresti implica, fare una cosa. Implica una rinuncia, non una repressione, implica una rinuncia. La repressione invece sarebbe dire: no, io non ho fame, no, io non ho fame, no, io non ho fame, e ti convinci che non hai fame. E in realtà tu hai fame e si crea un conflitto. E ci dico: io ho fame, e la fame ce l'ho. Sì, come voglio scoparla, ma non lo faccio, capito? Non è che pensa: no, non voglio scoparla. È una scelta. La nostra vita è fatta di scelte. Ok, e non ti è mai capitato nella tua vita di dire ogni tanto: magari smetto di fare il prete e sì? No, di smettere di fare il prete no, non mi è mai capitato. Però di fare sesso sì? Sì. Ma io ho una domanda più cioè, trash. Voglio di fare sesso sì, mi è capitato. Ho una domanda più trash. Aspetta, scusa, che è una domanda più trash. Ma ti capita mai che ti facciano delle avance nei DM? Tu che hai sì. Una certa... Beh, cioè, immagino... l'uomo, quindi, no, immagino. Ma per quello, infatti, ci sono tante dirò, storie di sacerdoti. A proposito della... Cioè, questa cosa qua, non so perché, cioè, forse posso anche immaginarmelo, ma crea molto fascino. Sì, è vero. Perché la donna dice: wow. Sì. Ma sai perché? Il motivo è semplice, perché dice il prete l'ho lavato apposta prima di venire. È infatti. La persona impossibile e quindi è il sogno erotico più grande per una donna. Però ti chiedo onestamente. Sono un prete. Se tu un Ciao, giorno raga. Dovessi avere una matta voglia di fare sesso con una donna, mm-hmm. Tu dici: ok, ci faccio sesso, poi mi confesso ed è tutto a posto. Sì. Come sì? Cioè, nel senso, potrei anche farlo. Però, sì, ma... non perderesti. Cioè, non... cioè tu rimarresti prete anche se facessi sesso? Sì. Cioè, non cambia la tua scelta fondamentale, quello che tu fai. E è vero, fare anche però delle cose sbagliate. Una persona rinuncia, viene scomunicata che... quando poi continua, cioè quando ha una relazione. L'essere quello prete, non si può... l'essere prete non, ma in realtà no, l'essere prete non va via, anche se io un giorno dovessi sposarmi. Però il prete anche però se domani dovessi sposarmi. I casi mediatici, appunto, di preti che vengono... Allora, c'è la, come si dice, riduzione dello stato laicale. Esatto. Cioè io non esercito più
Ma praticamente lo resto per sempre. Ah, non può, giusto, perché non esercito più, non mi puoi tornare indietro. Così come così. Il matrimonio. Invece il matrimonio no, il matrimonio è finché i due coniugi vivono, cioè uno dei due okay, coniugi. Ok, certo. Quindi però finché vivono il matrimonio per la Chiesa è indissolubile, cioè non, esatto. Perché è un sacramento, e anche i voti sono un sacramento. Però i voti sono sacramenti. Se tu andassi a letto con una donna, non potresti più esercitarla come prete. Certo che potrei. Cioè, guarda che scusami, è successo tante volte nella storia, questo è un progetto, grandissimo, OnlyFans. Dici. Ma tu sai quanti soldi che poi puoi donare? Sarebbe una categoria fare. Unica, tipo, perché sì. Un vero prete sarebbe no, incredibile. Non lo farà mai. Ma se poi basta che ti confessi, fai anche il video in cui... No, però, secondo questo principio qua fa, se posso permettermi, fa un po' perdere la credibilità di un prete. E perché? Cioè, perché il prete passa come una persona comunque perfetta, dovrebbe passare come la massima... Ma non siamo perfetti, cioè, no, siamo sbagliamo però, anche noi, no, purtroppo. Certo, assolutamente, però il prete dovrebbe essere la rappresentazione della perfezione, no? Non lo siamo, cioè, perfetti. Una persona che confessa altre persone dei propri peccati... Cioè, ma tu quando dici non siamo perfetti è perché hai avuto un'esperienza in questo senso? No, è perché ti dico che ci sono anche successe queste cose nella storia e tanti non è prezzi. Non è mai successa questa cosa qua, ma ho fatto tanti sbagli, tanti errori nella mia vita e vado a confessarmi spesso, cioè vado a confessarmi anche spesso per i miei peccati, quindi questo non deve pensare che il prete, è sempre un'idea, un luogo comune che è sbagliato, che il prete è quella figura e io ce l'ho così, un po' questa roba qua, sì. Lo so, però sarebbe anche una bella cosa che il prete fosse la rappresentazione di una figura comunque. Ma raga, andiamo al barocciano tutti insieme stasera? No. No, perché cioè, questa è un'idea che è da sradicare. Il prete è una persona normale. E però nel momento in cui diventa prete si alza un po' il livello di una persona che comunque deve confessare le persone, deve benedirle. No. Cioè il suo livello personale, io quello che ero prima di essere prete, quello che sono dopo, sempre io. La cosa che cambia... Beh, però acquisisci, secondo me, anche a contatto con le persone. Sì, certo, dopo la vita ti fa crescere. Cioè, ti fa crescere in un modo diverso. Sicuramente. Cioè, io mi aspetto, per quello che ti dicevo anche, che secondo me non devi frequentare certi... Cioè, poi non devi, figurati, esagerato. Non dovresti, o in generale un sacerdote non dovrebbe frequentare certi ambienti, perché poi ti mischi a questa roba qua, che comunque già siamo tutti peccatori, ma così diventa, si rischia proprio di cadere in tranelli, in cose brutte, cioè. Secondo me è meno grave, cioè non so come dire. Secondo me, a me fa meno impressione l'idea che Ambrogio e Don Ambrogio nella sua veste sacerdotale mi fa meno strano l'idea che possa fare sesso con una donna piuttosto che arrabbiarsi con di preci. Cioè, a me è più strano se si arrabbia con di preci, cioè è più... perché? Sì, ma perché lo vedo più sbagliato dal mio punto di vista, capito? Perché mi aspetto, sbagliandomi, come ha detto lui, che un sacerdote mantenga sempre la calma, per esempio. Capito? È molto più facile che noi ci arrabbiamo piuttosto che... No, certo, cioè, sì, anche perché arrabbiarsi l'occasione si può venire facilmente e... Certo. Ed è molto più facile. Tanto che anche Dante, dopo, anche nella teologia, la lussuria, i peccati della lussuria, in realtà sono quelli meno gravi, perché gli altri è molto più facile cascarci, gli altri peccati, nella superbia, nell'ira, certo. No, però quello che mi pongo io è dire... Cioè, una persona dice divento prete perché comunque... rispetto degli ideali che ha il prete o anche dei preconcetti che ha il prete di comunque vivo una vita in una parrocchia, certo. O confesso le persone, non vado con altre donne, decido di seguire la fede di Dio e pregare tutti i giorni. Il fatto di dire ok, no, in realtà io posso fare quello che voglio, basta che poi mi confesso. Beh, questo sarebbe un po' ipocrita. Sarebbe un po' ipocrita come atteggiamento. Può capitare, cioè non è che ha detto no, vado okay. Tutte le sere. Perché se uno la pensasse così, forse prima ancora di diventare prete dovrebbe porsi delle domande, ma anche se lo è, dire forse a un certo punto è meglio che lasci certo, lì. Però secondo questa logica potrebbe essere anche estesa, esagerata, di dire se un prete andasse tutti i giorni a letto con una donna, è fidanzato un prete, mm-hmm. E tutti i giorni però lui si confessa, è a messa a chi in chiesa si confessa e dice io faccio questo peccato, continuo a fare Ave Maria e Padre Nostro per confessarsi e chiedere il peccato di questo peccato. È una cosa infinita in cui continua a scusarsi dello peccato che continua a rifare, ma continua a scusarsi. Quindi infinitamente potrebbe rimanere prete. E teoricamente sì, dal punto di vista teorico, però dal punto di vista anche umano non è molto significato. Però per la fede religiosa, per Dio, però è a posto. Vivi nel peccato, no? Perché se continui a fare... Simone, di sicuro ti cambiano di diocesi. No, ma però per la Chiesa, secondo... Capita sempre, dai, capita, no? Che arriva il prete bello, e tutte le signore vanno in chiesa, vogliono farselo, prima o poi una ce la fa e poi lui sparisce, viene spostato.
No, ma è vero, no. Cosa, cosa succede? Non viene trasferito perché lui si confesserà e rimane prete. No, non ci è che... trasferiscono per altri motivi, sì. Ma ogni tanto ci spostano, sì. Anche senza motivi? Cioè, per motivi, diciamo, logistici. Logistici, sì, non solo, sì. No, diciamo... però è un po' il concetto del fatto che tutti i mafiosi vanno in chiesa, no? E continuano a fare cose terribili, ma vanno sempre in chiesa e quindi sono sempre a posto. No. E secondo la religione sarebbero a posto, perché si confessano. Perché, allora, anche nella confessione, dici io mi confesso... Cioè, gli sta sul cazzo se votano con le sim, figurati... Mi confesso e sono a posto. Si confessa a posto. Attenzione, mi confesso e sono a posto. No, perché anche nella confessione, primo deve avere il proposito di non farlo più, ok? Il peccato. Vabbè, non li fai ancora. Può capitare, ma se hai il proposito ti impegni quantomeno. Vabbè, ti impegni, poi lo rifai ancora. Poi lo rifai ancora. Dopodiché però bisogna anche fare un cammino per cercare di riparare il male che si è fatto, ed ecco perché un mafioso, se viene a confessarsi, deve rimediare tutto il male che ha fatto, deve cambiare vita, sennò quella confessione non vale, e deve fare un cammino per cercare di cambiare la sua vita in meglio, sennò la confessione non vale. Ma scusi, ma tra l'altro, piccola parentesi, io vengo da te domani a confessarmi, ti dico, guarda, io ho ucciso una persona. Mm-hmm. Tu non hai il dovere di andare a denunciarmi? No, però io ti dico vai a costituirti, se no la confessione non vale. Io ti dico no, non posso costituirmi. La confessione non vale. Secondo te è giusta questa cosa che un prete, se tu vai dal prete e gli dici io ho ucciso una persona? Ma ne ho parlato anche in un mio video in maniera più dettagliata di sta tu cosa. Cosa ne pensi di questa cosa? Se io vado a confessarmi e dico io ho ucciso una persona, sì, secondo te il prete dovrebbe poter andare a denunciare? Ma che cazzo ne so, sono youtuber io. Cioè, sono le quasi, cioè, sono le 11, sono di fare il salottino. Dice cioè, le 11, sono le 10. Dice le 11. Cioè, comunque non è giusto, allora lo psicologo, cioè, dipende, se c'è questo voto di segreto, cioè, il fatto qual è che se lui potesse dirlo nessuno glielo direbbe più, cioè, capito? È un po' come... Beh, non è che lui ha la passione di sentire gente che gli dice... Ma non lui, in quanto lui, astraiamo, no? Cioè, in generale, se tu, per esempio, sei un giornalista d'inchiesta che segui i narcotrafficanti nella giungla... Se i narcotrafficanti sanno che poi tu vai a denunciare la polizia, non ti faranno andare, non puoi raccontarli. Certo. Se tu sei un omicida e sai che il prete poi ti sputtana, manco glielo dici, manco ti confessi. Quindi di fatto è una roba che si morde la coda. La confessione segreta è nata proprio costruttiva per dare la libertà al penitente di dire liberamente le cose. Poi ovvio, sta la coscienza del sacerdote. Siccome se uno arriva e ti dice sto uccidendo un bambino al giorno, magari... cioè, nel senso... Okay. Però tu non lo fai, se uno viene lì e ti dice io ogni giorno uccido un bambino nuovo. Non viene da confessarsi una persona così. È un prete. Scusate, faceva ridere alla fine, no? Io non ho riso. No, scusate. Bene, dai. Bene. Siamo a posto. Tra poco, tra l'altro, c'è Rondo da Sosa che è arrivato, finalmente, stiamo aspettando. E lì è, te lo so, bro, Slime. Cazzo, lui assomiglia a King Gash, invece. Lui è molto simile a King Gash, però abbiamo di fianco Rondo da Sosa. Con gli occhiali, però. Finalmente potremmo fare una diretta con lui. Oh, io ringrazio Alessandro, ringrazio Don Ambrogio, è stata una bellissima chiacchierata. Ma anche per me. Cosa stai tirando fuori? L'anello. Okay, dai, viva, un bel abbraccio. Baciamoci, scusa. Un bacio affettuoso. No, è stato davvero un piacere. Dai. Spero che abbiano clippato, abbiamo fatto pace. Okay. Sì. Profuma anche, ottimo, che profumo è? Non posso dirlo. Ah, non puoi dirlo. No, ma perché fra l'altro oggi è il giorno da mettersi un buon profumo, perché il mercoledì delle ceneri bisogna bisogna essere... Perché quando fai digiuno, vestiti bene, profumati e lavati. Ok, perché il digiuno porta. Io quest'anno volevo fare Ramadan. Così. Prova. Potevo fare questo, che era forse più semplice, effettivamente. Sì. Invece di partire non ce la farò. Ma Ramadan, tra l'altro, è un digiuno intermittente che anche fisicamente non è che sia proprio tanto vantaggioso. No, ma era proprio come una roba, come hai detto tu, di... Come dire, controllo dei propri... Certo. Va bene, ragazzi, un po' di cuori vi ho lanciato. È stata una bellissima... Dai, cuori. Quanti sottoscrizioni hai preso questa sera? Vabbè, ma se... Avrei preso almeno... Se fossimo stati su Tinder, cioè mi avresti... No. Ti avresti trovato macciato? No. Non sei il mio tipo. Cioè, i fiori... Ti voglio bene, ma non sei il mio tipo. Vabbè, frenzonato. Tipo. Lo dicevano spesso di lui. Cazzo, sacerdotizzato. Porca tra... Adesso hai altri ospiti per il prossimo giro. Mamma mia, fino alla? Fino a quando non smettono di sabbarsi, potrei andare avanti anche alle 12 di mezzogiorno. E come fai a stare sveglio? Mi drogherò. No, dai. Ragazzi, non lo drogate. Neanche bevete troppi caffè che fanno male. Bravo. Pochini, bravo. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare se pensiamo come...